Buon pomeriggio a tutti gli studenti, ai professori, agli architetti che oggi sono presenti, a nome di tutta l'Associazione Archetipi e soprattutto bentrovati a questo secondo appuntamento. Noi siamo molto felici del successo del primo incontro con l'architetto Carlo Crispello, che infatti ha voluto continuare a seguire questo ciclo di videoconferenze, perciò lo salutiamo e lo ringraziamo ancora, ma soprattutto siamo molto felici di questa larghissima partecipazione. Infatti siamo stati costretti a spingerci al limite della piattaforma, accettando 250 ospiti, il che ci lascia appunto intendere il vostro gradimento. Oggi abbiamo il piacere di avere come nostro ospite l'architetto Alfonso Femia, dell'omonimo atelier, che salutiamo e ringraziamo. Quindi, Grazie. oggi in questa nostra epopea che cerca di raccogliere visioni di architettura, approdiamo appunto a Genova. Grazie a questo strumento telematico che stiamo testando, in un certo senso anche apprezzando, nella bellezza collaterale che spesso si può ritrovare anche nelle situazioni più negative. Le regole di partecipazione a questa videoconferenza rimangono invariate, quindi invito tutti i partecipanti a disattivare video e audio. E vi ricordo anche che a valle della lecture, nei termini ovviamente del tempo stabilito, sarà anche possibile fare delle domande direttamente al nostro ospite, prenotandosi e scrivendo appunto la domanda sulla chat del team. Vi informo inoltre che l'incontro sarà registrato. A questo punto passo la parola al professore Izzo che farà un breve, diciamo, intervento per introdurci al nostro ospite, l'architetto Femia. Grazie. Ferruccio, ci sei? Professore. C'è qualche problema, credo. Anch'io Sì. non vedo più le immagini. Ok, Mi adesso sentite io. ora? Sì, ora sì, professore. Anch'io ho avuto un problema, si è sconnesso Si è all'improvviso. sconnesso. Buonasera. Allora, innanzitutto ringrazio Alfonso Febbia per aver accettato il nostro invito e soprattutto ringrazio gli studenti di Archetipi per l'entusiasmo e la dedizione con cui stanno curando questa serie di conferenze, che ci fanno sentire in questo momento vicini e fanno un po' partecipare docenti e studenti di un momento di riflessione importante. Avere Alfonso Femia è un grande onore per noi e continua quindi in quel solco che avevamo tracciato dicendo di voler invitare degli architetti che costruiscono, degli architetti che hanno esperienza dei cantieri, che hanno esperienza delle questioni della contemporaneità e presentano il loro lavoro ragionando, avendo avuto l'opportunità di realizzare importanti progetti, sia sulla pratica della professione che sulle questioni che la animano e che la guidano e sulle questioni che come architetti e co voi come futuri architetti vi troverete ad affrontare nei prossimi anni. Alfonso Femia è un uomo del sud, siamo contenti di dire che è un calabrese e tutti conoscete il suo percorso e il lavoro dei suoi atelier. Dobbiamo ricordare la sua formazione genovese, la sua laurea nella Facoltà di Architettura di Genova e preceduta da un periodo, penso, intenso di collaborazione anche da giovane studente nello studio di Renzo Piano, lavorando alle Colombiadi ad altri progetti, a cui poi ha fatto seguito l'inizio della sua attività come architetto e questa costruzione di una pratica professionale che ha raggiunto ora, dopo le esperienze del gruppo 5 più 1 e di 5 più 1 architetti associati nel 2005, e poi è arrivata alla configurazione degli ateliers Alfonso Femia nel 2017. È un'esperienza che tiene insieme a diverse scale, problematiche diverse di confronto con la città consolidata, con
la città storica, ma con le periferie, che ha affrontato i diversi problemi della contemporaneità, dal recupero di aree industriali, dal recupero di edifici industriali nel cuore della città, e penso a quello che è un progetto secondo me fondamentale nella sua crescita e nella sua ricerca, quello dell'area dei frigoriferi a Milano, che ha rappresentato un interessantissimo inizio di una ricerca che si è sempre più raffinata nel cercando di lavorare sul tema del riuso, sul tema dell'aggiunta e su una capacità di tenere insieme un'attenzione verso i luoghi e una grande apertura di orizzonti, sperimentando con linguaggi che nascono soprattutto dall'uso di materiali diversi e dal saper declinare ed aprire verso le comunità, verso le questioni e la contemporaneità, un'architettura di grande rigore e di grande attenzione anche alla costruzione. Un'architettura che, come lui ha sempre, anche nella sua recente biografia curata da Paul Ardenne, dal titolo I Am an Architect, chiaramente declinato e reso sempre esplicito questa partecipazione, questa compresenza di ordine e razionalità e di sentimento nella sua architettura. Un'architettura che deve esprimere la realtà e per questo ha bisogno, come riprendendo appunto il suo ragionamento, ha bisogno della ragione, ma anche del sentimento. Ricordiamo alcuni edifici che hanno costituito delle pietre miliari nella costruzione della loro ricerca, una produzione che non ha interessato soltanto le città italiane, ma la Francia e anche ultimamente la Cina e l'Uzbekistan. Una ricerca che, appunto, dicevo, ha interessato scale diverse del paesaggio e della città. Ricordo la sede della Banca Nazionale del Lavoro BNP a Roma, che rappresenta un edificio di una grande interesse non solo nella dimensione, ma nel modo in cui un'architettura di volumi riesce a riconfigurare, a mettere in opera tutto un paesaggio circostante, il rapporto con la stazione Tiburtina, il rapporto con il quartiere di Pietralta, dove la percezione e la riflessione della realtà diventano un tema importantissimo e dove anche qui i materiali diventano un modo per declinare un'idea di architettura ed entrare in sintonia con un paesaggio. Nei vari temi ricordo, per esempio, i complessi residenziali, il complesso residenziale Life a Milano e anche interventi di delicata ricostruzione in centri storici, come la ricostruzione di San Giuliano di Puglia, di un villaggio rurale dopo il post-terremoto, dove c'è una grande attenzione a ricostruire e a reinventare il tessuto storico della città, rispondendo alla tradizione locale, ma anche creando innovazione e contemporaneità con attenzione grandissima alle esigenze della gente, alla scala degli spazi aperti. Quello degli spazi aperti è un tema che un po' attraversa tutte quante le sue architetture, e nel caso della ricostruzione del borgo di San Giuliano, l'attenzione per lo spazio aperto diventa importantissima anche nell'espressione dell'identità della comunità locale, e anche il modo in cui queste case si rapportano allo spazio aperto, allo spazio pubblico, e come acquistano un'espressione particolare di identità e anche di familiarità, dove il colore diventa un altro elemento importante nel dare riconoscibilità ed intimità.
penso ai più recenti alloggi a Romanville, i 107 alloggi che sono interessanti anche per un'economia dell'architettura, un'economia del progetto, come si è riuscito a creare qualità con un budget abbastanza contenuto di 1000 euro al metro quadrato. Penso ai progetti del quartier Bois Sauvage a Évry, dove la facciata ceramica diventa un elemento di grande caratterizzazione in che rende prezioso lo spazio pubblico, in questo ragionamento in cui il domestico e il civico vengono integrati e tenuti insieme con una grande abilità, ma con una grande soprattutto attenzione per i materiali. L'attività dei tre atelier, quello di Ginevra, quello di Genova, quello di Milano e quello di Parigi, si integrano e costituiscono una ricerca di grande interesse che non solo guarda le tematiche della contemporaneità, ma fa una ricerca che riesce ad essere attenta anche a temi di grande innovazione e di sostenibilità ambientale, che sono sempre in parte incrociati con la ricerca e l'insegnamento anche nelle scuole di Alfonso Femia, che è stato professore a Trento, è stato professore a Genova e continua a insegnare anche in diverse università all'estero. Quindi mi piace sottolineare questa dimensione di un architetto che ha anche un ruolo di intellettuale, di diffusore della cultura architettonica, e quindi ricordo il lavoro fatto per la Biennale di Pisa sul tema dell'acqua, e che si lega a delle ricerche come quella che è iniziata a Marsiglia, prima con i lavori dei docks sul porto, con questo interesse per questa vibrante parte della città di Marsiglia, dove il complesso dei docks viene reso poroso ed aperto attraverso un intervento proprio nella parte basamentale, che poi riabita con nuove atmosfere un po' tutta la parte delle corti, che riesce a reinventare all'interno di questi edifici storici in una posizione così importante per il porto. Questo tema dell'acqua, devo dire, diventa poi anche negli ultimi anni interessante col progetto J1 l'Odissée, per un edificio per la ricerca e la blue economy, che presenta un rapporto molto interessante che va oltre il limite del porto e crea questa continua relazione tra acqua e città, addirittura arrivando ad avere una parte del complesso pensata come uno spazio sottomarino e una parte come un volume sospeso che lavora proprio sull'orizzontalità e sul rapporto tra edificio e paesaggio. Quindi è sempre presente questa dimensione anche soprattutto empatica della sua architettura. Quindi siamo contentissimi di avere oggi una seconda riflessione da parte di un architetto italiano che è riuscito col suo lavoro a lavorare non al di fuori anche dell'Italia, affermando dei risultati di grande interesse e per quanto riguarda gli spazi costruiti, le architetture, ma anche per un pensiero sull'architettura contemporanea. E nel passare la parola al professore Michelangelo Russo, che penso sia arrivato e possa così da poter presente. Così da poter dare poi inizio alla lezione dell'architetto Femia. Grazie. Hai già detto tutto. Chiusa la conferenza. Finita la conferenza. Russo, grazie per questa bella introduzione. Io, per la verità, mi ero ordinatamente predisposto ad ascoltare. Innanzitutto saluto Alfonso e Giovanni Multeri e tutti. Mi predisponevo ad ascoltare perché abbiamo programmato di non fare prolusioni troppo lunghe, per cui volevo fare un rapidissimo saluto
un attestato di presenza, ovviamente, perché questi seminari sono molto belli e molto significativi in questo momento per il nostro dipartimento. Però, se proprio mi date la parola, 3 minuti, due cose le dico, una cosa la dico, cioè non so se domani qualcosa sarà più come prima, ma quello che è certo è che da domani dobbiamo cominciare a pensare alla ricostruzione. E la ricostruzione evidentemente non è soltanto una ricostruzione di economie, di traiettorie di sviluppo, di occasioni, di strumenti per la produzione di valore e in qualche maniera per far fronte a una situazione dal punto di vista economico e sociale molto complessa che si è venuta a creare, quindi una situazione di crisi molto profonda che rende sempre più stridenti e anche più diciamo dolorose le diseguaglianze che caratterizzano la nostra condizione contemporanea anche in un occidente diciamo confortevole come quello che viviamo noi. Quindi dobbiamo sicuramente pensare a questa ricostruzione, ma è una ricostruzione certamente non di macerie materiali, ma sicuramente una ricostruzione anche di un modo di pensare, a mio avviso, alle forme di convivenza, convivenza che può avvenire nelle nostre città, nei nostri territori, attraverso il disegno dello spazio. E dobbiamo pensare appunto alla ricostruzione di un modo di pensare agli spazi della prossimità, al modo di dare valore ai corpi nello spazio, ma soprattutto io credo al modo di concepire come i corpi danno valore allo spazio, come i corpi costruiscono lo spazio, perché oggi questo è il tema. Come possiamo concepire, disporre, ordinamentare i corpi nello spazio? Questo è il problema. Ce ne sarà ancora occasione di costruire spazio attraverso la compresenza di corpi? In che forma? Evidentemente non penso soltanto al tema del rapporto in generale tra le diverse funzioni della città, alla residenza e allo spazio pubblico, ma penso per esempio anche al tema stesso dell'abitare domestico a una scala più ridotta, più minuta. Penso alle nostre case. Ecco, io credo che questa ricostruzione dovrà avvenire, lo stanno dicendo in molti, attraverso non soltanto la capacità di trarre risorse innovative da un momento di crisi molto profonda, ma soprattutto dovrà avvenire attraverso delle politiche di investimento pubbliche del tipo piano Marshall, no? Del tipo investimenti, economia keynesiana capace di come dire, sostenere dei sistemi pubblici di infrastrutture per poter creare diciamo, sviluppo, per poter creare innovazione e anche occupazione. Però forse questo piano Marshall non deve riguardare soltanto tutti gli spazi di relazione o i grandi sistemi infrastrutturali. Io credo che questo, diciamo, questo grande investimento pubblico debba molto probabilmente concentrarsi anche sul ripensare la casa, sul ripensare gli spazi minimi dell'abitare. Abbiamo capito in questi mesi che la casa sono il nostro mondo di riferimento, sono la nicchia a partire dalla quale è possibile ricostruire delle forme di relazione sociale che sono rese in maniera inedita, impossibili, da evenienze che non potevamo in qualche maniera costruire in nessun tipo di scenario, no? Fino a pochi mesi fa. Ecco, io credo che questi temi sono dei temi che attraversano oggi la nostra architettura, che attraversano il nostro modo di pensare la città, e credo che Alfonso Femia sia forse uno degli interlocutori più interessanti che io voglio ascoltare oggi in Italia, perché io credo che sia uno degli architetti realmente capaci di avere una dimensione contemporanea, cioè capaci di percepire, di avere sensibilità in generale per il tema della contemporaneità con la sua molteplicità di valori e con la sua conflittualità di condizioni. Io mi ricordo, ci siamo incrociati pochissime volte con Alfonso, l'ultima volta da te Giovanni, ed è stato molto bello incontrarsi
in una final review, però ci siamo incontrati, lui non se lo ricorderà, ci siamo incrociati nel 2005, quando avevamo fatto insieme con un altro gruppo di architetti un sopralluogo nei territori, diciamo, deindustrializzati di Bagnoli, in preparazione di quel concorso ad inviti che poi andò fallito perché avevamo lasciato i nomi nel retrobottega dei nostri file, diciamo così. Bene, in quel momento noi siamo quasi coetanei, eravamo ragazzi giovani, appassionati, interessati da una trasformazione che si muoveva sotto i nostri occhi e che attraversava i nostri corpi, ci sentivamo fisicamente impegnati nella capacità di muovere quei terreni, di muovere quelle pietre per costruire degli scenari di nuova abitabilità. Poi quel concorso andò come andò, poi ognuno ha fatto la sua strada, lui ha fatto una strada realmente di costruttore di idee, di edificatore di concetti che hanno non soltanto una dimensione ideale, teorica, ma una dimensione materiale di spazi di vita, come secondo me pochi architetti, diciamo, in generale riescono a fare, mettendo in tensione appunto una concezione del contemporaneo, ma anche con una capacità poi di rendere un'architettura sensibile a questi stimoli e a queste questioni. Io credo che l'insegnamento dei progetti di Alfonso Femia sia proprio questo, ed è un insegnamento che noi dobbiamo costantemente apprendere giorno per giorno, lo dico soprattutto ai più giovani, cioè che l'architettura non è un'azione autoreferenziale, non è un'azione a sé, è un'azione fortemente condizionata da condizioni esogene, la cui lettura, la cui interpretazione ci consente di diventare registi di fenomeni complessi, di processi interattivi, multisettoriali. La capacità dell'architetto non è tanto quella di tracciare una linea che abbia una forza in sé, una potenza in sé, quanto quella di coordinare molto spesso linguaggi eteronomi, costruendo un'idea e soprattutto ricostruendo un nuovo linguaggio. Io credo che questa sia la grande sfida della contemporaneità, e chi meglio di Alfonso ce la può raccontare. Grazie di essere qui con noi. Io vado, ho già fatto, grazie Michelangelo, grazie mille. Come Giovanni, gli diamo la parola. È il microfono staccato. Ok, Alfonso, tocca a te, grazie. Grazie Michelangelo, grazie a tutti. A voi. Grazie. Allora, il video e l'audio, così rimane Alfonso da solo con tutti noi. Ok, allora grazie, perché insomma le parole hanno già introdotto ampiamente, come dire, fin troppo generosamente, insomma, come dire, un percorso che, richiamando un po' l'invito di oggi, ovviamente si misura, ed è un tema per noi, per me molto importante, con il tempo, vuol dire soprattutto con il tempo come materia di progetto, nel non avere ansia, diciamo, di trovare immediatamente soluzioni. Io credo che uno dei problemi dell'architettura negli ultimi decenni sia stata, per le recenti generazioni, immaginare che bisognava subito trovare le soluzioni, che ogni progetto dovesse essere il progetto che spiegasse tutto, contraddicendo il fatto che il tempo nel modo di progettare, sia che sia la città ancora di più, l'architettura, confrontandosi con tutti gli elementi, come diceva bene, diciamo, il direttore Russo, devono, come dire, hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno di sguardo, hanno bisogno di confronto, hanno bisogno di errori, hanno bisogno di dubbi. Quindi è chiaro che, vuol dire, oggi io posso parlare di un percorso che ha già 25 anni, o comunque quasi 30 da quando mi sono laureato, che sicuramente le figure che più mi hanno aiutato, cioè, in questo percorso, molti decenni fa, sono stati Genova, in prima la città, un incontro all'Ilaudio con Giancarlo De Carlo, una figura straordinaria da tutti i punti di vista, anche con la difficoltà da certi aspetti di poter interagire, con il professor Bona, che è stato il mio professore secondo e terzo anno, che mi ha instillato sicuramente il tema della visione ampia, del ricercare l'architettura laddove non c'è l'architettura, laddove l'architettura non si definisce di per se stessa, di procedere per dubbi, di procedere per domande, e paradossalmente di porre l'attenzione molto, diciamo, alla dimensione reale delle cose, ma attraverso quello che poi potesse essere il nostro tipo di raffronto. Io ringrazio Perluccio, che ha fatto un'ampia, come dire,
descrizione di questi anni, anche sono contento delle parole ovviamente, ma credo che siano anche molto generose, ma cercherò di capire insieme in questo racconto, incontro di oggi, come in qualche maniera tutto ciò attraverso il progetto prova a essere, diciamo, un percorso di confronti. Ovviamente il professore amico Giovanni Multeri, che comunque credo che la facoltà di architettura di Napoli, devo dire che in ultimi anni la seguo con attenzione da sempre, perché ovviamente ci sono amici e poi insomma riconoscono al sud sempre una capacità, diciamo, di andare oltre, diciamo, i perimetri, diciamo, del progetto. Ma sicuramente nel panorama italiano c'è un fermento molto importante che trovo, diciamo, in questa facoltà, che è un fermento non solo, come dire, di capacità e qualità dei professori che sono evidenti nei curriculum e nelle esperienze che porto, ma la cosa che mi ha colpito, e per quello oggi, come dire, sono contento di essere soprattutto vicino insieme ai giovani, il grande sentimento di passione e di responsabilità. Io trovo in molti ragazzi, ma soprattutto nei giovani di questa facoltà, qualcosa che ho provato a descrivere in questo libro del centro, che l'architettura è generosità e responsabilità. Ecco, trovo un atteggiamento responsabile, mi ha molto colpito la partecipazione biennale di questi ragazzi, che ripeto, a differenza di altri, non sono solo lì, come dire, in termini, come dire, di partecipare o comunque in maniera anche, come dire, responsabile, però c'è una chiara volontà di incidere, di capire, penso, un proprio ruolo. Ecco, io credo che questa generazione possa dare molto, deve essere una generazione che deve essere incazzata, nel senso che deve essere arrabbiata per tante cose, ma al suo tempo è quella che potrebbe avere, come dire, la distanza maggiore da alcuni cordoni ombelicali per poter veramente costruire un futuro. E quindi questo, iniziando la sua presentazione, per dire che dedico un po' questa chiacchierata di oggi, ovviamente a tutti gli amici che mi hanno invitato, ma soprattutto ai giovani. Adesso provo a condividere lo schermo, se riesco a dire stop. Allora, vediamo se riesco. Ditemi se si vede. Sì, sì, si vede benissimo. Ok, allora adesso attivo la qualità di tutto schermo. Se qualche problema mi interrompete. Allora, farò una sequenza di presentazione, perché ovviamente il professore amico Giovanni Multeri mi dà i compiti e quindi io sono ligio al dovere, quindi indipendentemente da come avrei approcciato la cosa, faccio un po' una cosa, un po' l'altra, come dire. Però inizio cercando un po' di prendere spunto da un tema che è il tema di questo ciclo, diciamo, di incontri. Io da tempo scrivo nel modo, diciamo, contemporaneo, quello degli hashtag o quello, diciamo, delle sintesi, questa affermazione: noi siamo tempo, nel senso che da molto non abbiamo dimenticato il rapporto che abbiamo con il tempo, e quindi ancora di più oggi viviamo un tempo particolare che io credo che sia una possibilità di cambiamento significativo. Questa è un'immagine di un evento a cui sono stato invitato l'anno scorso a Deauville, nell'Oceano Atlantico, che da alcuni anni invita architetti e artisti a lavorare su un tema molto particolare, il rapporto proprio fisico con il tempo, perché si è invitati a 2 giorni a Deauville e si deve poi realizzare un'opera, diciamo, sulla sabbia, sapendo che poche ore dopo verrà, come dite, annullata, disintegrata, demolita dall'alta marea, in una condizione estremamente particolare, ma adesso vi racconto. Vorrei cominciare con questo aspetto, nel senso che l'importanza delle parole credo che sia significativa, e quindi io credo che il progetto, intendendo in questa frase il meglio in una dimensione ottimistica, anche di ricostruzione, come diceva prima il direttore Russo, il meglio lo si costruisce con intenzione e fatica. Io nell'intenzione vedo quell'aspetto, quindi, della volontà, del sogno, del desiderio, e quindi ovviamente costruire il futuro, e nella fatica, che è un termine che nelle ultime decenni forse abbiamo dimenticato nel mondo occidentale, che si arriva in fondo, soprattutto in un'attività come il nostro, un mestiere come il nostro, che si misura con il tempo, che ha bisogno di tantissimi momenti di confronto, non può essere che l'elemento che misura il progetto e che misura esso stesso il tempo. E quindi questa condizione è il primo, diciamo, punto di riflessione che vorrei mettere, parlando proprio del tema del tempo. Il tempo io oggi lo descrivo, si può descrivere in tanti modi, ma mi interessa raccontarlo da un lato dalla visione un po' greca, che è un po' l'origine della cultura di tutti noi, che distingue 2 tipi di tempo: il tempo come momento propizio, quindi è il tempo, quello che potremmo oggi dire nella
conti a inventare il tempo veloce, il tempo dell'opportunità, ma allo stesso tempo il tempo del coraggio, della speranza, il tempo reale, ma anche che dà un'idea di visione, e che per esempio in questa nostra opera sulla sabbia voleva raccontare diversi mondi, voleva anche raccontare, lo vedete da quella specie di occhio di goccia, il fatto che trovandoci sull'Oceano Atlantico abbiamo portato un'opera d'arte, in ceramica dell'amico Danilo Trogu, nell'Atlantico, con l'idea che questa fosse o portata dal Mediterraneo sulla spiaggia di Deauville, o poi vedremo le immagini successivamente, o è lei che poi farà questo viaggio, diciamo, tra queste due acque come tipo di condizioni. E il tema della forma, dell'intenzione, anche della fatica per costruire questa figura, diventava un elemento significativo nel rapportarsi proprio sulla capacità di capire quanto ogni azione crea una reazione significativa, quanto un elemento, come dire, sia oggetto di metamorfosi successive, quindi quanto non bisogna avere come dire, né ansie né sguardi che siano estremamente perimetrati dentro le proprie azioni, ma quanto ci si debba relazionare al mondo proprio con questa idea anche estremamente mutevole. Al Kairos si affianca per i greci tempo come eternità, e che quello che abbiamo, a mio avviso, maggiormente dimenticato sempre nella cultura occidentale, quello del Kronos, è quello che io chiamo, gli amici che mi conoscono, anche se poi fa ridere per la dinamica con cui facciamo le cose, chiamo il tempo lento che affianca il tempo veloce, il tempo dello sguardo, il tempo forse della saggezza, il tempo della responsabilità e il tempo dell'insegnamento, che va vissuto in parallelo all'altro tempo, non sono due tempi successivi. Io non sono per quella che oggi, come dire, la società contemporanea che vive nella nozione del tempo newtoniano, che è una sequenza di tempi successivi indifferenti, dove nessuna azione esterna modifica questo flusso. È così nella realtà asettica dell'analisi del tempo come scorrere di minuti e di ore e di settimane, ma in realtà non è quello che ci appartiene come essere umano. Allora, questi due elementi sono gli elementi che ci portano conseguentemente a un rapporto continuo. Qui vedete i momenti, io che arrivo quasi dal mare a portare questa goccia, questo occhio, che poi viene posizionato una figura che abbiamo realizzato insieme a mio figlio Mattia, scavando e facendo vedere come un materiale come la sabbia, estremamente compatto, a Deauville, trattato in maniera differente, creava una specie di reazione alla luce, un rapporto diverso, che poi avrebbe avuto un rapporto ancora maggiormente diverso quando la marea sarebbe arrivata. Qui c'è un tema anche particolare del tempo come attesa, si doveva costruire al punto giusto affinché la marea arrivasse prima del buio, al suo tempo è un tempo che, per quanto venga calcolato anche con gli strumenti attuali che potrebbero definire l'ora esatta, in realtà si sbaglia sempre, e questa è l'altra bellissima sorpresa, e quindi c'è stato un tempo molto lungo di aspettare il mare, poi un tempo estremamente veloce in cui l'acqua in pochi minuti, ma pochissimi secondi, ci ha praticamente quasi ci è arrivata al bacino e automaticamente ha creato questa condizione di rapporto estremamente diverso e continuo del rapporto con il mare. E l'altra cosa interessante è che questa esperienza metteva insieme, che secondo me appartiene molto all'architettura, che si passava in pochissime ore a quello che è il processo molto accelerato, diciamo, dell'architetto, del progetto dell'architettura, nel senso che c'era la concezione, la costruzione, la nascita dell'opera e immediatamente la sua decadenza, la sua rovina, la sua scomparsa, come dire. C'è un rapporto di tempo estremamente tra finito e infinito, estremamente particolare, che ti lascia qualcosa dentro, perché comunque l'atto del costruire attraverso un'idea che viene pensata prima è estremamente significativa. Ecco, a questo tempo io affiancherei qualcosa che sicuramente, dato il titolo che voi avete dato a questo ciclo, Il presente al presente, nel quale io stesso mi ritrovo, e qui prima una foto di Michel de Ancé, un grande fotografo francese, qui vedevo alcune foto dell'amico Salvatore Greco, un architetto calabrese, in realtà di origine del mio paese, che ha una capacità di sguardo straordinaria, raccontare il territorio non solo, diciamo, del nostro sud, ma in questa figura è importante richiamare il fatto in cui io credo molto, che, come diceva Sant'Agostino, il tempo avviene come somma di presente, la creazione, la costruzione avviene come somma di presente, e da lì per me vuol dire anche l'importanza del quotidiano, l'importanza di quello che io chiamo dell'impegno, della fatica, del millimetro al giorno, no? Della condizione costante. Non ci sono i momenti in cui bisogna
fortemente concentrarsi, dei momenti in cui bisogna fortemente, come dire, abbandonare le cose. C'è un tema di tensione continua che è anche la sua bellezza, perché è un tema che ti rende vitale nelle cose che fai, nelle cose che si incontra, ma soprattutto nelle confessioni di Sant'Agostino. Tra le varie sintesi mi piace questi tre momenti: il ricordo, quindi il rapporto con la memoria, l'attenzione, quindi in qualche maniera la continua, come dire, attenzione nel fare, nel pensare le cose, e poi il tema dell'attesa. L'attesa è una capacità che abbiamo perso, secondo me, nell'architettura. Voi vedete qua poi più avanti, io da alcuni anni abbiamo iniziato a fotografare con un giovane fotografo i nostri progetti a distanza di 10-15 anni, cosa che veramente magari fanno gli architetti, perché spesso ultimamente la fotografia, il racconto di un progetto è la velocità di uno scroll di un Instagram e poi non si torna indietro. Invece è estremamente importante raccontare o capire noi stessi, no? Errori o come è cambiato il contorno, il contesto, perché è un tempo estremamente di grande valore. Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che è molto importante il senso delle parole. Lo dico ancora di più per i giovani: il senso delle parole è qualcosa che sicuramente negli ultimi decenni ci è un po' sfuggito dal punto di vista, mentre la parola è uno dei primi atti di progetto significativi. Voi siete dentro una facoltà, quindi i professori lo sanno meglio di me, perché attraverso le parole, e non solo, quindi trasmettono molti, diciamo, contenuti, ma le parole sono quelle che in qualche maniera ci devono collegare alla realtà, ma soprattutto mettere insieme la dimensione reale con la dimensione immaginaria del nostro modo, diciamo, di pensare. Quindi, se partiamo dal senso delle parole, non possiamo da un lato non confrontarci con la realtà dei fatti, quindi la dimensione reale, che però spesso naturalmente si confronta, l'attenzione e l'importanza, con la sua percezione. La dimensione reale è un po' come la verità, no? Come diceva Umberto Eco, la verità è brevissima, tutto il resto è commento, quindi c'è anche qui una dimensione temporale delle cose. Quindi alla realtà dobbiamo affiancare subito un'idea di percezione della realtà che traduce la nostra visione, che ci permette di dialogare in merito, diciamo, alla realtà con gli altri. E allo stesso tempo, negli ultimi 20-30 anni, a queste due dimensioni dobbiamo integrare la dimensione virtuale, che ha ancora di più, come dire, complicato da certi punti di vista, ma in qualche maniera ha amplificato la condizione con cui noi dobbiamo confrontarci dal punto di vista della realtà, ovvero della nostra vita, di ciò che ci appartiene. Lo viviamo oggi, io sono solo dentro lo studio, non riesco a vedere in faccia le persone a cui sto parlando per la prima volta. Per me lo sguardo, il contatto è estremamente importante, e quindi siamo da un lato isolati, ma al tempo estremamente connessi, ed è comunque anche questo un valore, no? Un valore che ci deve permettere di capire quanto lo strumento possa esserci utile per aumentare la riflessione tra di noi. E in questo momento, o in generale, ma questo è il momento che ci deve far riflettere soprattutto cosa ci manca del prima, come diceva il direttore Russo, ma cosa ci mancherà anche di questo momento particolare, perché qualcosa questo momento ci ha dato togliendoci altro, e quindi dovremmo anche capire, proprio come un'azione di progetto, cosa non vorremmo perdere del prima e dell'adesso, o cosa possiamo rinunciare, a cosa possiamo voler fare meno dal punto di vista complessivo. Sicuramente io credo che veniamo da un periodo in cui l'utile e l'inutile si sono estremamente contaminati e confusi fra di loro, e che quindi noi non avevamo uno sguardo, avevamo uno sguardo un po' dopato, uno sguardo un po' affaticato nel spostare sempre più in là, apparentemente, diciamo, le riflessioni, ma in realtà questa nocività di fondere l'utile e l'inutile ci ha portato anche a dove siamo. Quindi, da un lato, io credo che per ricominciare, come diceva il direttore Russo, bisogna partire da un aspetto fondativo. Forse che c'è una colpa da parte di tutti, nel piccolo e nel grande. La colpa è anche nel non essere, come dire, esigenti nelle scelte, nei ragionamenti critici, ma soprattutto nel non aver voluto, saputo consapevolmente rinunciare, abbandonare a qualcosa, perché è difficile, come dire, immaginare un futuro che possa dialogare con i vari tempi, con il nostro tempo passato, con il presente, immaginare un futuro se non attraverso l'eliminazione di tutto ciò che riteniamo superfluo, attraverso soprattutto una condizione di abbandonare l'insostenibile, che spesso le regole magari
artificiosamente hanno reso anche sostenibile, perché la malattia degli ultimi anni è quello che, in nome di una parola che è diventata vuota, la sostenibilità, spesso abbiamo tradotto l'idea che la sostenibilità potesse rendere anche sostenibile qualcosa che di buon senso non era sostenibile. Perché io credo che il progetto alla fine si possa anche sintetizzare in idea di condividere e equidistribuire risorse, immaginari, territori e tempo. Se analizziamo bene queste parole, c'è in maniera molto ampia l'idea di progetto. L'idea di progetto che parte ovviamente da una presa di consapevolezza, di forza, di aspetto, come dire, importante, che noi siamo comunità e quindi è la comunità a cui noi dobbiamo riferirci complessivamente. Se continuiamo sul tema delle parole, sicuramente siamo stati, come dire, ammaliati, o comunque apparentemente, ma solo comunitariamente, ci siamo nutriti negli ultimi anni, diciamo, di queste due parole, cambiamento climatico e sostenibilità, senza che queste diventassero delle parole di buon senso o di azione vera. E oggi molto ovviamente a queste si aggiungerà una terza o una quarta parola, determinata da questo momento, che sia virus, che sia pandemia o meno. Ma la cosa per cui noi dovremmo essere estremamente attenti è il fatto che tutto ciò non può che essere legato a un tema di habitat, a un tema ambientale, quindi a questo dobbiamo riferirci, nelle diverse scale che tutto ciò significa, questo tema. Ma soprattutto dobbiamo fare in modo, cosa? Nel chiudere questa prima parte sul senso delle parole, dobbiamo fare in modo che le parole non siano dei semplici suoni. Noi ci siamo accontentati che le parole diventassero solo dei suoni, un intercalare, mentre le parole devono essere delle azioni, soprattutto per noi che vogliamo essere progettisti, piccolo e grande, non è quello l'importante, l'importanza è che il progetto si fonda su delle azioni. Alcuni anni fa a Parigi ero stato invitato da un'importante rivista francese, che aveva invitato 50 studi internazionali a ragionare o comunque raccontare che cos'era per ognuno di noi vedere il programma durabile, avere lo sviluppo sostenibile per gli architetti. Io avevo assolutamente rifiutato questo tema dal punto di vista, diciamo, di spiegare tecnicamente cos'è che non è, soprattutto perché, come qualcuno che mi conosce lo sa, lo dico spesso, io credo che il male sia stato in questi anni di aver trasformato principalmente la società e quindi anche la nostra attività, tra le altre, in una società delle regole. Cioè, noi siamo quelli che ancora oggi, nelle prossime settimane ancora di più, sottostando, come dire, mettendo la crocetta giusta e firmando dietro quella crocetta, come dire, diversi ciclostili o formati che spesso manco leggiamo con attenzione, in quel modo noi assumiamo responsabilità o delle responsabilità in merito. Io non credo che la società delle regole possa avere un futuro, io non credo che le regole, alzando quelle regole di buon comportamento, ovviamente, di rapporto tra le persone, sviluppino un pensiero. Io sono cresciuto e credo ai vincoli, io credo che i vincoli ci permettono, attraverso i propri contrasti, le contraddizioni, attraverso la difficoltà, diciamo, di trovare equilibrio, l'elemento a cui noi dobbiamo chiedere ancora di più per il futuro, perché i vincoli sono quelli che producono coscienza e consapevolezza, che comunque inducono un coraggio che non ha il tema delle regole. Le regole basta accettarla o non accettarla, e prevalentemente ormai siamo diventati una società che accetta le regole indipendentemente da quante qualche maniera ci possono limitare o meno. Ecco, allora sviluppo sostenibile vuol dire rifiutare il tema delle regole, ma affrontare la realtà attraverso il tema, diciamo, dei vincoli. I vincoli sono quelli che, ripeto, prendono coscienza, consapevolezza, ma soprattutto si muove attraverso un tema che è quello del dubbio, quello della domanda, quello del dialogo, quello del confronto, e quindi non possono che non portare a una creazione di tipo responsabile. La grafica dadaista che avevamo chiesto di fare proprio per le nostre pagine, conoscendo la grafica complessiva del progetto, nasceva da questa propria dimensione. Il dubbio e il dialogo sono quelle anche cose che, con fatica, come dicevo all'inizio, poi portano l'idea di passione e di piacere. Allora, questa è una posizione estremamente importante che credo che noi, come italiani e come mediterranei, non possiamo che condividere e fare nostra, perché sicuramente abbiamo più difficoltà a stare nelle regole rispetto a una cultura nord europea, ma perché la complessità e la contraddizione in cui viviamo è anche una forma, diciamo, di grande ricchezza. Dopo il senso delle parole, il secondo punto sul quale mi vorrei soffermare è il tema dello sguardo. L'atto di vedere, citando un importantissimo libro di Wim Wenders, edito da Ubu Libri, che era uscito ai tempi, diciamo, quasi dalla fine dei miei studi, e che raccomando a ognuno di voi di leggere
o perlomeno di averlo tra le mani per leggere anche in maniera distratta. Lo sguardo per me, per noi è uno strumento estremamente importante, ma soprattutto lo sguardo, intendendo con grande attenzione, che qui ha un tema, lo sguardo mette insieme un rapporto di percezione e cognizione che ogni volta può ribaltare la lettura di ciò che guardiamo, a seconda di quanto ne siamo coscienti o meno. In queste foto di Stefano Anzini noi vediamo una sequenza di immagini che a seconda se noi leggiamo attraverso la percezione, questa è la percezione del luogo che ci può dire molto, l'importanza dell'acqua, la dimensione collettiva dello spazio, ovviamente possiamo anche comprendere forse una forma religiosa, una specie di architettura, una specie di paesaggio, ma cioè, è un'immagine che a livello percettivo, anche non conoscendo troppo, ma avendo troppo come dire, cultura, mentre questo spazio ci comunica qualcosa, anche se poi, per esempio, l'immagine che secondo me si sintetizza ancora maggiormente, l'essenza del rapporto con l'acqua e quindi con la cultura di questo paese, è estremamente questa, dove il corpo, quel corpo che anche qui richiamava il direttore Russo, il professor Russo, diventa estremamente importante, un corpo che in questo caso non vediamo proprio il suo viso, ma vediamo la sua essenza. E quindi per me queste sono immagini che a livello di percezione mi portano, diciamo, a riflettere, o comunque essere elementi, diciamo, di discussione estremamente importanti per rapportarsi a un'idea di progetto in un contesto. E se andiamo in contesti molto più vicini anche a voi, cioè vicino a Napoli, sempre di Stefano Anzini, queste foto sono foto straordinarie perché in questa immagine c'è moltissimo che ognuno di noi attraverso la propria percezione può leggere l'architettura, può leggere un paesaggio costruito, può leggere un tema di tempo, può leggere una dimensione sia intima che collettiva allo stesso tempo, c'è un tema di luce, uno può scegliere questa foto e attraverso questa foto quasi costruire un percorso, come dal punto di vista, diciamo, del rapporto con la realtà. E sì, il sud, ma in qualche maniera è molto di più, dal punto di vista del Mediterraneo, ma è molto di più, è come dire, è tanti mondi in temi diversi. Allora, guardate quanto lo sguardo con una logica tale per cui è un po' come le pitture di Antonello da Messina, che sono estremamente piccole, però all'interno di quelle pitture c'è una sequenza di paesaggi continui che magari a uno sguardo successivo ci permette di scoprire altre cose. Allora, questo che può essere estremamente forte, evocativo, ma guardiamo quest'altra foto sempre di Stefano Anzini, dove in realtà la foto è fatta di elementi semplici, banali, a parte il Dio Vesuvio, come dire, però una ringhiera di una strada senza apparente qualità, un manufatto edilizio senza apparente, come dire, però precisa identificazione, un pino marittimo. Cioè, in questa foto, secondo me, ci sono tutti gli elementi per poter ragionare su che cos'è un territorio, su che cos'è il rapporto sguardo-territorio, su che cos'è la materia di un progetto legato a un territorio e di quanto in qualche maniera il tema del progetto sia estremamente difficile e quanto sia importante il tema dello sguardo, l'atto di vedere, quindi in questa condizione. Ecco. Se noi ribaltiamo il concetto, vuol dire dalla percezione passiamo al tema della cognizione, vi faccio questo tipo di esercizio. Qui vedete quattro foto di Marco Introini, Venezia, Amalfi, Genova, Pisa, sono quattro foto ovviamente delle quattro repubbliche marinare che prima del lockdown noi avevamo visto come delle foto immediatamente, come dire, che ci raccontavano un momento specifico di tempo delle città, quello dove non c'è nessuno, costruito un po' ad hoc anche dal fotografo che va la mattina molto presto affinché possa costruire queste foto, dove vediamo una monumentalità, un rapporto tra gli spazi, un vuoto. Mentre oggi percettivamente e a livello di cognizione non potremo più vedere queste foto se non condizionate male da ciò che è successo. E quindi queste foto qualcuno le potrebbe presentare con una dimensione temporale di un mese fa, in realtà sono state fatte a ottobre, dopo la mia richiesta a Marco Introini di lavorare attraverso il suo lavoro di fotografia e di sguardo sulle quattro repubbliche marinare. Allora, anche qui cognizione e percezione. Oggi queste foto ci raccontano molto di più di quello che ci raccontavano a novembre durante la biennale, e perché si è inserito il tempo, gli eventi del tempo, che in qualche maniera ne hanno modificato la condizione. Ecco, cosa voglio cercare di dire? Noi siamo sempre, il progetto sta su un crinale estremamente stretto, noi dobbiamo avere coscienza che questo crinale più stretto è e quindi più vincoli ha, in qualche maniera è più difficile, ma più forte è la capacità nostra, diciamo, di confrontarci se lo facciamo con intenzione e fatica. E in qualche maniera però dobbiamo essere consapevoli di questo e quindi tutto ciò che noi apprendiamo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di scienza o meno, deve sempre confrontarsi con la nostra presa di coscienza affinché questo equilibrio possa essere un equilibrio anche magico, un equilibrio che si confronta con il nostro immaginario. Io credo che non solo in architettura, ma se noi lavoriamo, immaginiamo la vita proprio come un crinale estremamente stretto dove
dobbiamo stare in equilibrio, ma dove lo sguardo a destra e a sinistra dei due lati è uno sguardo che ci nutre, che ci può portare dubbi, che ci può permettere di fare l'errore. L'errore è qualcosa di importante per poter crescere, ma attraverso, diciamo, una dimensione di consapevolezza, io credo che sia una strada giusta anche per confrontarci, anche per poter guardare il lavoro degli altri. Ecco. Altro aspetto molto importante per noi è sempre stata il rapporto, quel crinale sta per noi nel progetto nel rapporto tra la dimensione intima e la dimensione collettiva. Sarà perché sono meridionale, sarà perché sono mediterraneo, sarà perché sono nato in un posto, cresciuto in un altro, vivo in tre città, non so, però io amo moltissimo nelle diverse scale quei luoghi dove queste due dimensioni entrano sempre, con anche, alcune volte anche in conflitto, alcune volte invece in ottima armonia, ma dove questo accade. Sento che lì via la vita, l'architettura, l'idea della città deve creare questo tipo di condizioni. Qui richiamo anche qui in continuità un po' con la parte precedente, un lavoro da anni, dialogo con Didier Faustino. Didier Faustino è un architetto, poi in realtà anche qui è interpretato come un artista. Vi faccio vedere delle cose che appaiono come riflessione di queste settimane. In realtà è un lavoro nel tempo che lui sta facendo attraverso l'idea del corpo, e per quello che in qualche maniera ci troviamo bene in dialogo, proprio perché anche noi intendiamo l'architettura come corpo, e allo stesso tempo rifletteva anche sulla dimensione, come dire, anche un po' decadente della società attuale. E anche qui è interessante questo gioco di parole: the real state of emergence, è lo stato reale dell'emergenza, ma questo stato di emergenza è anche stato determinato dal real estate, al modo con cui noi abbiamo costruito le città o come sono state concepite negli ultimi anni. In qualche maniera lui racconta e condivido che noi in maniera quasi incosciente siamo da tempo seduti di fronte a un teatro di distruzione di massa. Allora, potrebbe essere estremamente forte questa espressione, o estremamente radicale fino a qualche mese fa, non lo è. Se pensiamo a questa immagine che alcuni anni forse sintetizza più di altri il potenziale condizionamento in cui oggi noi siamo, no? La figura singola, isolata, che vede fuori un habitat, un contesto forse a cui da quale si deve proteggere, seppur nella sua bellezza, al suo tempo estremamente connesso attraverso i macchinari. Questo immaginario è straordinario e potente, e anche qui la percezione di questa immagine oggi acquisisce una forza maggiore, una forza maggiore che forse immagina in quel momento che lo stato di emergenza ci deve portare più a costruire come dei grandi monoliti di kubrickiana memoria da 2001 di Sano Spazio, dove il rapporto col territorio sarà invertito. Siamo noi che in qualche maniera dovremo o proteggerci o fare in modo che il rapporto sia completamente differente. Ecco. Oppure questa condizione, diciamo, di isolamento in cui saremo in qualche maniera dovremo ricadere, non credo, però sarà interessante questo tipo di riflessione, e quindi in cui il modo con cui ci rapportiamo con il contesto, con il paesaggio, sarà sempre di un rapporto del corpo con il contesto dal punto di vista più individuale, che sia un elemento visivo nel paesaggio, che sia un elemento di difesa e di protezione all'interno del contesto stesso. Anche qui stabilendo immediatamente uno spazio più intimo dentro la porta della casa e uno spazio semicollettivo nel paesaggio. Ma anche la riflessione del fatto che il tema della percezione dello spazio pubblico anche qui diventava più un'esperienza individuale, sia di percezione o di vita, attraverso strumenti e dispositivi che in qualche maniera stabiliscono dei rapporti differenti rispetto a quello che oggi noi siamo abituati. Quindi c'è un lavoro col corpo individuale che ovviamente cerca sempre di sensibilizzare il ruolo che ha con la realtà e la condizione, che non può non farci riflettere oggi più che mai, fino a una rilettura di quelli che sono gli strumenti del quotidiano che vediamo nelle strade, qui ovviamente nel disegno francese, essendo lui di origine portoghese, ma un architetto francese, e dove tutti gli elementi, come dire, vengono ridisegnati per distribuire spazi per le persone, spazi di difesa, spazi, diciamo, di come gestire i flussi, ma dove già in qualche maniera c'è un tema di definire dei perimetri, no? Dei perimetri che poi in alcune eccezioni devono essere ancora più difesi come condizione, diciamo, di rapporto tra la dimensione intima e la dimensione collettiva, e fino questa esperienza dell'end architecture, dove il modo di relazionarsi con l'altra figura avveniva non più attraverso lo sguardo, attraverso un modo di parlarsi, tale per cui la distanza e l'apporto diventava attraverso il disegno di quell'oggetto estremamente particolare. È molto impressionante comprendere come questo, con un lavoro di alcuni anni fa, oggi
lo possiamo leggere in tanti modi diversi, ma sicuramente è anticipatore perlomeno delle domande o dei dubbi che questo momento ci pone. Ecco, io condivido questo aspetto con voi, che è il punto, uno dei punti, diciamo, di riflessione che vorrei mettere oggi sul tavolo, richiamando questa frase, diciamo, di Sloderick, di questo libro un po' difficile, però è piuttosto importante e particolare. Noi credo che negli ultimi anni abbiamo più costruito delle isole, frammenti. Abbiamo abbandonato l'idea di unità, abbiamo abbandonato l'idea, diciamo, di come costruire l'habitat, che è quello che ci appartiene. L'habitat è la condizione con cui l'uomo si rapporta con il territorio. Quindi io non credo che si tratti più da tempo, ancora di più oggi, non siamo più nella condizione di dover collocare un edificio dentro un ambiente, in questo rapporto quasi, come dire, anche negativo, soprattutto nel non dialogo tra le parti, ma bisogna invece installare, costruire un ambiente dentro l'edificio, bisogna invertire il paradigma, e questo il Mediterraneo ce lo insegna in maniera estremamente importante, e questa la storia ne ha tanto, soprattutto nel caso italiano di racconto, a meno che non vogliamo vivere, ma qui è un momento epico o comunque di scoperta, l'idea che comunque noi siamo una cultura nomade e quindi non possiamo altro che immaginare che ci muoveremo dentro un territorio costantemente attraverso una micro ricostruzione di una casa e attraverso un'idea, diciamo, più individuale, e quindi sarà il nostro modo, diciamo, di vivere. Io non credo che sicuramente saremo sempre nomadi dal punto di vista anche intellettuale e pensiero, però io credo che l'importanza delle città, l'importanza del rapporto tra territorio e città deve essere qualcosa da salvaguardare e da riportare nella giusta direzione. Ecco. Tutto ciò mi porta a dirvi che credo che siamo di fronte a una situazione che inevitabilmente mette in gioco la responsabilità e la generosità del progetto. È una responsabilità e una generosità che si deve misurare nei confronti di persone, della collettività e del tempo. Quindi responsabilità e generosità sono due elementi significativi. La generosità non è un atto di sentimento. La generosità sta nel rapporto con gli spazi pubblici, nel rapporto con il tempo, nel rapporto tra la dimensione intima e la dimensione relativa. È un atto del progetto che non è codificabile, che sta anche alla nostra coscienza, ma sta anche nella capacità di capire i luoghi, e ovviamente non possiamo capirli da soli, possiamo capire solo se il progetto ha una sua dimensione di tipo corale. Ma soprattutto, come dicevo all'inizio, nella ricerca di questo libro, non dobbiamo oggi più che mai avere ansia di trovare la soluzione definitiva delle cose. Dobbiamo lavorare con il tempo. Io credo che questo tempo non sarà il tempo che verrà risolto, o comunque attraverso i dispositivi, su quello ho fiducia. Io credo che la tecnologia che siamo stati in grado di sviluppare come umanità negli ultimi 50 anni sia molto più ampia e importante rispetto alla capacità nostra di saperlo utilizzare, ma l'equilibrio sta soprattutto, io credo che ci porteremo da questo periodo un impatto psicologico molto importante, che lavora un po' sugli aspetti che dicevo prima, e su questo non dobbiamo correre nel rischio, diciamo, di avere un tema di bulimia, di trovare la soluzione immediatamente. Il tempo qui, se è materia di progetto, ci deve venire in aiuto senza voler creare una dimensione di ansia. Se partiamo dal principio e condividiamo che c'è una forma di colpa da parte di ognuno di noi, anche per non aver utilizzato lo sguardo in maniera ottimale, ma come un punto di partenza, come un modo per presentare le cose, allora noi possiamo ripartire dal concetto di dire che noi siamo. Io più volte, e lo rifarò anche oggi, vi dico chi siamo e chi abbiamo dimenticato di essere, ed è un esercizio che poi lo dico ai giovani, potete fare per ognuno delle vostre esperienze o di come voi in qualche maniera fino ad oggi vivete questa condizione. Io dico che siamo territorio, io dico che siamo paesaggio, io dico che siamo città, ragione, intenzione, volontà, e quindi architettura, intimità, materia, e noi siamo immaginario, e quindi sentimento. Ma tutte queste cose qua nello stesso momento, in una condizione straordinaria di sguardo che fa sì che il rapporto territorio, città, architettura, architettura, città, territorio stia in ogni progetto, in ogni azione. Allora, noi non dobbiamo dimenticare chi siamo secondo questa personale visione, perché quello che sto cercando di dire è che solo attraverso questa lettura noi possiamo anche ritornare a sentirci una comunità, e attraverso un'idea di comunità che è relegata al territorio capire di volta in volta quali sono le risposte che attraverso il progetto possiamo incontrare. L'altro punto è che quello che vi ho appena scritto è l'importanza tra architettura e sentimento, che, citando Leonardo da Vinci, ogni nostra cognizione, principio del sentimento mette insieme la volontà, l'azione, attraverso un'idea di sentimento che
che qui non è una parte romantica, il sentimento e la volontà, il modo con cui ci muove un'azione di progetto attraverso, diciamo, la risposta pragmatica a quello che deve essere la risposta tecnica del progetto, che non può essere semplicemente, anche qui ritorno al tema delle regole, una risposta puramente assetica a tutto il resto. In questo libro inizio, come dire, il dialogo un po' l'Ardenne con quello che per me è la dimensione del rapporto dell'architettura. L'architettura per me è prima della bellezza, prima dell'estetica, prima dello spazio, è l'incontro tra l'immaginario e il reale. Ognuno di noi ha il proprio immaginario, ognuno di noi ha la propria percezione, una visione della realtà. Se noi concepiamo il progetto, l'architettura in questi termini, allora noi stiamo dialogando attraverso il tempo con la realtà, con le altre persone, attraverso l'immaginario, che paradossalmente è lo strumento più, come dire, immediato per poter confrontarsi e mettersi in contatto con le altre persone. E questa è un'immagine che più di altre, secondo me, mette insieme l'architettura, il sentimento, l'immaginario, e che cerca di dire che se c'è, usando un termine forte, me ne scuso, una morale nell'architettura, sta nell'idea della collettività che l'architettura deve creare, nell'idea di un contratto comune di una vita vissuta in società. Comunità, collettività, società. Quindi la posta in gioco è importante, bisogna rifiutare ciò che è avvenuto in questi ultimi anni, che secondo me porta anche le conseguenze. Oggi è una specie di privatizzazione del mondo. Se c'ha questa volontà morale l'architettura, è questa di essere una specie di corpo materiale che si socializza. E questa è un'immagine straordinaria, che ha già un suo tempo, ma che non sto a spiegare perché conoscete tutto il posto dove siamo, ma che racconta la nuova generazione, il rapporto di un paesaggio, di un contesto, e che è tutto immaginato e costruito in maniera reale per le future generazioni. Ecco. Questo porta a dire cosa? Che altri due termini significativi ci accompagnano sempre, e oggi ne siamo forse più coscienti: la fragilità e spesso l'incapacità. La fragilità è un tema estremamente importante, ne ho parlato spesso, come dire, nella Biennale di Pisa, come condizione a cui ci dobbiamo riferire, ma come non un'accezione negativa, non un'accezione, come dire, da cui semplicemente preoccuparci, perché essere fragili non significa essere deboli, cioè noi non siamo eterni, quindi la fragilità in qualche maniera è la nostra natura, è la nostra essenza, ma se noi siamo coscienti di questa fragilità e lavoriamo la fragilità, allora probabilmente non diventeremo distruttori ma costruttori di mondo. L'idea di costruttore di mondi non c'è l'idea di megalomania, il mondo è anche la dimensione di una casa, la dimensione, diciamo, di uno spazio pubblico, però stiamo costruendo dei mondi sul quale possiamo interagire con le persone. Inizio raccontandovi dei progetti che paradossalmente hanno un tempo, per questo provo a rispondere al professor Munteri, perché parliamo di progetti urbani in Francia, a Parigi, che hanno 7-8 anni, e che riflettevano paradossalmente alcune delle emergenze che oggi appaiono evidenti. Il primo e Vélizy-Villecoublay, che è una delle città, forse la più precisa delle città europee, sicuramente francesi, che è stata costruita attraverso una dimensione precisamente netta della zonizzazione. Una città che praticamente divide in maniera chirurgica la parte della natura, la parte direzionale, la parte dell'abitare, la parte del centro commerciale e un grande aeroporto militare. E insiste, forse lo è ancora, il più grande centro commerciale di Francia in questo ambito, e quindi c'era un tema anche di dimensione di questo contesto che faceva sì che, seppur strategica, era tutt'altro che una città, soprattutto, diciamo, alla fine del secolo scorso. E noi proponiamo in questa fase di strategica, di divisione della città, da prima una lettura che rende estremamente evidente quanto questa natura, che ha seguito pedissequamente le regole, diciamo, dell'urbanistica del secolo scorso, ha creato delle situazioni estremamente distopiche, soprattutto ha creato degli spazi di non relazione tra le parti, pur essendo anche estremamente ricche da certi punti di vista, sia dal punto di vista del costruito, sia dal punto di vista del rapporto con lo spazio pubblico. E fin non ultimo anche dello spazio, diciamo, dell'accessibilità e della distribuzione. L'occasione, e lì c'è la visione di cogliere l'opportunità del tempo, l'occasione di pensare alla città è l'occasione di una nuova linea di tram che nasce in conseguenza, diciamo, del grande progetto del Grand Paris che verrà realizzato da qui ai prossimi anni e in tutto intorno, diciamo, alla periferica di Parigi. Allora, a condizione di poter far arrivare una linea di metropolitana nel centro della città, per noi era l'occasione di ripensare completamente la città, unendola a un altro tipo di aspetto, comprendere che alcune parti della città ormai obsolete occorreva
demolirle, perché non era sostenibile immaginare che gli edifici potessero essere recuperati, e al suo tempo questa condizione di infrastruttura intesa come spazio pubblico e di poter lungo questa infrastruttura riragionare sul tema del costruito poteva cogliere l'occasione di ridare un'identità e una costruzione della città completamente differente di quanto era stato fatto su noi fino a quel momento. Da un lato costruendo un sistema che da lineare potesse diventare trasversale attraverso un sistema di sequenze strategiche di spazi pubblici e di spazi di relazione attraverso attività nuove dal punto di vista funzionale, di formazione, di intrattenimento e di cultura. Da qui nasce l'idea che se oggi la città, ovvero 8 anni fa, era una sequenza indifferenziata di residenza, uffici e parte commerciale, doveva creare un sistema molto più ibrido, le funzioni si dovevano in qualche maniera contaminare l'uno con l'altro e soprattutto eliminare un'idea di allineamento, ma cercare di andare verso un'idea di piano libero affinché l'azione potesse maggiormente contaminare l'altra parte della città. Bisognava rifiutare l'idea, diciamo, di costruire un asse, seppur l'asse era quello infrastrutturale del tram, ma attraverso anche la demolizione, la dilatazione di questo spazio, creare invece una dimensione estremamente più ampia. E attraverso questo, ovviamente, come reazione, costruire lungo l'avenue delle polarità. Le polarità venivano costruite e immaginate a fianco alle stazioni, e ogni stazione aveva una polarità dal punto di vista funzionale, sempre legata ai temi della formazione, della cultura, e quindi via via comincia a nascere, come dire, una testa, una dimensione del piano libero, un rapporto funzionale estremamente diverso. Cominciamo in qualche maniera, attraverso questo modo di concepire la città, in maniera generosa, a costruire un nuovo rapporto complessivo, ma soprattutto a permettere un'interazione forte con le esistenze, molto più forte se immaginavamo di ripensare completamente la città, e quasi a costruire una specie di grande colonna vertebrale dove le polarità vengono costruite attraverso una sequenza di scale differenti di spazi pubblici, che prendono subito identità, alcune appartenenti ai luoghi così come ce li siamo trovati, altre immaginandoli attraverso il progetto nuovo. E vedete come il nuovo costruito si rifiuta di mettersi in maniera ordinata rispetto all'asse del tram, proprio per creare compressioni, dilatazioni degli spazi, creare una sequenza di piazze, che è una specie di spazi che possono essere utilizzati in maniera completamente diversa, ovvero passare da un tessuto abbastanza, come dire, sprollo e indifferente di questo tipo a una condizione invece molto più sinergica, empatica fra le parti, che è molto più vitale dal punto di vista complessivo. E tutto anche dal punto di vista reale, fare in modo che la concentrazione di intervento su un unico asse doveva permettere nel tempo poi di arrivare a modificare tutta la città attraverso una serie di azioni e reazioni, ma anche di correzioni che erano importanti nel tempo. Allora, questa visione che nasce da un'occasione, l'opportunità del tempo, che dicevamo all'inizio, il Kairos, dettata la possibilità di far arrivare un tram, crea una nuova idea di città capace di modificare nel tempo. E come vedete qua, oggi più che mai, se fosse già stato tutto realizzato, qui avremo ampi spazi pubblici di relazione, di distanze, come possiamo dire, capaci, diciamo, in qualche maniera di poter gestire tempi diversi, anche se qui era immaginato proprio come idea del futuro che ci appartiene maggiormente rispetto a un sistema di asse completamente più rigide, in qualche maniera molto più controverse fra di loro. E l'altro tema, e per quello cito questo progetto, è che ovviamente fin dall'inizio c'era un tema di temporalità. Viaggiare con un disegno capace di programmarsi per i primi 5, poi 10, poi 15 anni, con l'idea non di pianificare tutto, ma di sapere ciò che doveva essere le invarianti progettuali al quale bisognava invece realizzare subito e farle diventare il pivot del progetto, e altri aspetti che sarebbero dovuti ovviamente verificare con la reazione delle fasi successive, anche per come sarebbe cambiato il tema della società. Qui vedete alcuni modelli di studio, ma soprattutto poi vedete come questo tema dall'urbano poi passate immediatamente al tema dell'architettura. Gli edifici stessi sono stati immaginati, generosi e ripensati proprio perché ibridavano le funzioni, proprio perché inventavano le diverse quote, spazi di relazione verso l'esterno completamente differenti, sempre in relazione forte con lo spazio esterno. Questa condizione che noi avevamo chiamato poi abitare il parco diventava un elemento che metteva insieme, diciamo, i vari edifici, ogni volta declinati in maniera differente. Questo progetto ci porta, un anno e mezzo dopo, l'occasione di vincere un altro grande progetto, un'area ancora più ampia, che adesso vi racconto ma molto brevemente, che ogni qualvolta è un progetto che insiste nella parte est, ma nella Vallée di Parigi, e che riguardava 3 comuni. E io iniziavo, ho sempre iniziato la presentazione di queste riunioni, che dovevano essere all'inizio un lavoro molto
da regole, da tabulati, da schede norma, invece provocavo, tra virgolette, ma in termini di coscienza, i sindaci e tutto, diciamo, la parte anche dello Stato francese, la dimensione anche del Pamano, quindi quella della regione, con questa frase: questo lavoro che ripresentiamo, cercavo di dire, nasce da un'altra visione della città, una visione umile e amante e appassionata, che parla il linguaggio dei dubbi e delle domande più che quello delle certezze. I dubbi come vettore di democrazia e di dialogo. Ovviamente in un paese dell'illuminismo come la Francia, questa appariva inizialmente con una dimensione più romantica, diciamo, di un architetto italiano. Nel suo tempo questo portava invece, e lì ritorno al tema della fatica, un lavoro che oggi non vi racconto tutto, piuttosto immane, denso, che è durato più di 2 anni e che negli ultimi anni ha portato allo sviluppo di grandi concorsi internazionali. Inventare la Metropole aveva in quest'area diversi temi specifici, e che raccontava il fatto che, come prima cosa, non bisognava lavorare per frammenti o per isole. La parte centrale, quella retinata, era la parte che avremmo dovuto trattare e che era un ex area infrastrutturata, che dove non si sarebbe più realizzata la linea infrastrutturale, quindi diventava come un grande vuoto, che però apparteneva a 3 comuni. Ogni comune ovviamente aveva una sua idea e nessuno dei comuni immaginava che quel territorio invece dovesse essere oggetto di un progetto unico, unitario. E noi abbiamo cominciato a porgli dei dubbi, a far capire che in realtà quell'area lì, se la misuravamo con la città di Parigi, era un'area estremamente importante. Su 4 chilometri era la distanza che c'è dal Louvre alla Défense, e cosa accade in quella distanza. E poi c'era un tema ambientale estremamente significativo, perché noi lì la Marne, che è una delle affluenti della Senna, ha un valore significativo che quasi entra in tangenza con essa. Nello stesso tempo c'è un rapporto tra il territorio e la dimensione più agricola, diciamo, al quale la Marne Vallée si adagia, che è un altro elemento che non potevamo perdere. Quindi c'è una condizione per cui l'asse era estremamente difficile mantenerlo, soprattutto perché poi il contesto, entrandoci dentro, era di un territorio patchwork, tipico, no? Di tante città, anche quelle francesi, dove coabitano condizioni particolari, dove poi ci sono grandi vuoti abbandonati, che hanno questo tipo di dimensione, che sono delle grandi risorse se vengono portate al centro del progetto, quindi al centro di una nuova dimensione. E soprattutto bisognava anche qui non avere ansia di immaginare un disegno che potesse risolvere tutto, ma bisognava immaginare ciò che accadeva in quel territorio a 5, a 15, a 30 anni, e soprattutto un'idea un po' più definita di quello che poteva essere uno step a 15 anni. Quindi l'idea da asse, da elemento unitario, è di passare invece a una dimensione attraverso il tempo quasi più da cretto, da stratificazione di elementi che poi, lavorando sulla trasversalità, fossero capaci nel tempo di contaminare da altre parti, di toccare un modo, diciamo, di immaginare il futuro di quest'area estremamente più significativo. E si vede in questo schema come il tempo è quello che ci può permettere di creare una specie di rebounding attraverso le prime azioni, capaci di poi intervenire sul territorio in maniera molto più ampia. E l'altro tema strategico era quello, ovviamente, di passare anche qui da territori monofunzionali, monodirezionali, che non hanno nessuna relazione attiva col territorio, invece attraverso una nuova concezione degli spazi pubblici, degli spazi funzionali, a un sistema pubblico urbano sempre più attivo, e che ovviamente passava da una monofunzionalità di trasporto legata alla macchina a un'inversione del paradigma, dove la macchina diventava il 20% del sistema complessivo, e attraverso le 3 grandi polarità che invece dovevano cambiare le scale e diventare più una moltitudine di polarità. Questi sono gli schemi iniziali, fanno capire questo è quello che si attendevano. Quello che noi abbiamo cominciato a dire è che occorreva individuare delle polarità e poi soprattutto delle grandi trasversalità. La responsabilità stava in questo aspetto. Lavorando nel tempo dovevamo essere in grado di essere sinceri e di capire come si poteva strutturare il progetto urbano per dargli una scala che era quella del territorio. E automaticamente, immaginando questo, si portava dentro gli altri valori. In questo disegno facciamo comprendere quanto questo che stavamo raccontando, semplicemente rovesciando il cannocchiale, portava dentro tutta una realtà che all'inizio non era vista e che era presente, bisognava solo attivarla. E questo modello di studio voleva proprio dire questo: non dobbiamo più avere una visione sull'asse, ma dobbiamo avere una visione trasversale in sequenza di tutta l'area. Solo in questo modo possiamo costruire quello che avevamo chiamato un percorso, un dispositivo capace di costruire anche un'identità di paesaggio. Ecco. Il percorso permette di immaginare, quindi come un'azione semplice, immediatamente un modo di trasformare quest'area. E la metafora qui era l'acqua intesa come la parte a nord dove arrivava la stazione Grande Paris, è una grande origine, diciamo, un elemento molto denso, e quindi c'era un tema, come dire, di ritmo, di densità e anche, diciamo, di intensità, che era un po' nella
metafora di questa dimensione del percorso d'acqua che poteva far comprendere che non, la modalità con cui abbiamo voluto intervenire sull'area. L'altro tema estremamente importante è anche qui il tema di lavorare sulla simmetria. La simmetria come condizione di rendere più generosi gli spazi pubblici, più importante la relazione trasversale tra gli elementi. Asimmetria che comunque nella contemporaneità, se analizziamo le città, in qualche maniera c'è. Qui siamo sull'avenue Diagonale a Barcellona, dove gli ultimi interventi, compreso la Diagonale, il Parco della Diagonale, il Parco di Miralles, tendono, come dire, a dilatare quell'asse coinvolgendo dentro potenzialmente spazi pubblici e spazi di relazione estremamente importanti. Crediamo più a quello rispetto a un tema, diciamo, più ottocentesco, di inizio Novecento, tipo Osmaniano, che, come dire, ha un taglio di boulevard che mette a fianco una densità completamente tipo diversa. E affermando questa simmetria, automaticamente era più credibile la possibilità, diciamo, di costruire un progetto assolutamente tipo trasversale. E questa è la visione globale. Il plan mass a 15 anni, ve lo vado a dire molto veloce, e la visione globale nel tempo. Ecco. Questa era la parte del territorio, in qualche modo. Se parliamo del tema della città, un concorso di cedimento che abbiamo vinto sempre in Francia, che è legato sempre a infrastrutture, a Pietrelechat, che cominceremo quest'anno nella parte di sviluppo, perché si sta completando tutta la stazione, visto che il nostro edificio si appoggia sulla nuova stazione. Anche qui ve lo racconto brevemente, il tema fondativo per cui cominciamo il concorso è la volontà di costruire un dispositivo di relazione degli spazi pubblici intesi sia nel modo della porta a terra, ma di spazi che tra la dimensione interna e la dimensione collettiva costituiscono l'insieme dell'intorno. A prima viene questo schema di dilatazione, diciamo, di quello che normalmente è il profilo invece di un marciapiede completamente assolutamente regolare, e questa condizione anche in qualche maniera di sviluppare il programma in maniera estremamente più articolata, da un lato per rendere ovviamente, come dire, poter costruire un programma molto più articolato di funzione, quindi non una successione, quindi un lavoro sullo spessore capace di trovare questo tipo di risposta, capace ovviamente di portare qualità percettiva, ambientale, energetica all'interno del contesto, ma anche qui sempre concepito come un dispositivo unico e ovviamente attraverso un'altimetria capace di costruire un paesaggio nel paesaggio. Per noi questo tema, il paesaggio nel paesaggio, è un tema che teniamo sempre all'interno del progetto, nel modo con cui sviluppiamo i progetti, nella modalità con cui cerchiamo di arrivare all'esito finale. E qui vedete nello schema, ogni parte funzionale si ibrida all'altra, ma allo stesso tempo ogni volta viene il sistema pubblico, diciamo, del marciapiede, si dilata all'interno creando una corta delle residenze, una grande corta cattedrale nella parte, diciamo, delle residenze studenti e gli uffici, e poi il parvì davanti alla stazione. Quindi l'elemento, come vedete, si dilata costruendo percezione, rapporti visivi, un utilizzo di quello che è il limite, quell'equilibrio tra dimensione intima e dimensione collettiva. Avviene per le residenze, avviene qui dove abbiamo l'edificio per gli studenti e una parte degli uffici, e avviene anche attraverso il tema delle facciate, che si rapporta in maniera differente da un lato verso, diciamo, la linea ferroviaria e dall'altro lato come sistema di sequenza urbana capace di creare una cortina ma con altimetrie e profondità differenti, di essere quindi unitarie ma allo stesso tempo sequenze, diciamo, di vite differenti e di in qualche maniera raccontare un po' che in questo contesto sta avvenendo qualcosa di differente. E qui vedete il programma è importante, mette insieme una dimensione molto più contemporanea, diciamo, delle funzioni, capace anche di lavorare nel tempo, di essere osmotica attraverso il tempo, modificandosi, e allo stesso tempo gli spazi della relazione a terra, come vedete, sono non solo gli spazi vuoti, ma c'è dei parti d'ingresso vissuti, diciamo, degli uffici, del coworking, un asilo che con gli spazi ludici, una parte del sostante protetto, ma parte del sistema, il patio delle residenze, e queste avvengono, diciamo, ad altezze differenti, non solo al piano terra. Ecco. Questa è una frase che è stata, credo, importante anche per la vittoria del concorso, in cui cercavo di raccontare quello che secondo me mi piacerebbe ogni volta, ma che io credo ognuno di noi trova nella bellezza di alcuni posti, se ci riflette, che mi piacerebbe di riuscire ogni volta in un progetto, ovvero ogni progetto dovrebbe favorire l'esperienza dal molto grande al molto piccolo, dal molto lontano al molto vicino, dal molto solido al molto fragile, dal molto lento al molto rapido, dal molto intimo al molto pubblico. Io credo che questa dimensione, ancora una volta, ce l'insegna il Mediterraneo, ce l'insegna il nostro territorio, c'è questa condizione, alle tutte le scale del progetto, in ogni condizione. E io credo che ogni qualvolta sentiamo questo, buona parte di questo, noi sentiamo che ci troviamo in spazi dove stiamo bene, dal punto di vista mondiale. Quindi c'è un tema di cambio di scala che mette insieme la scala, ripeto, intimo con quella collettiva in maniera costante. Lo vedete in questa sequenza, i tre
le interpretazioni difficili mettono in questi, questi tipi di rapporti e lo racconto in maniera costante e continua fino, diciamo, agli elementi di percezione che ritorna come tema importante nella parte più verticale, ecco. E sono i vuoti che creano, diciamo, una dimensione importante della vita. Quindi ovviamente dentro una condizione quasi classica di stratificazione orizzontale, basamento, corpo e coronamento, che in qualche maniera ci permettono di far dialogare questo complesso con la città stessa. E l'altro tema importante invece, il paesaggio, è il paesaggio che dicevo prima, la ricchezza con cui i tetti potevano essere animati attraverso un progetto di rapporto verso l'esistente e di percezione. Qui volevamo far capire, questi sono alcuni nostri progetti, quanto per esempio in Francia voi sapete che le residenze possono essere realizzate con un'altezza di 2,40, 2,27, 2,40, invece la volontà è stata quella di proporre un'altezza costante di 2,70, che per loro è un impegno anche economico, ma che permettesse la, la fruibilità nel tempo di cambio di programma a seconda delle esigenze. Così come tutta una serie di aree giochi, sia al piano terra che in piano copertura, così come gli spazi direzionali dovevano avere una dimensione estremamente generosa con gli spazi esterni. E qui, vabbè, vuol dire, qui c'è la dimensione pragmatica, reale del tema, affiancata al dispositivo concettuale di progetto complessivo, fino ovviamente anche a ripensare le grandi coperture come luoghi collettivi. In Francia funziona molto bene nella parte, diciamo, degli studenti. E il complesso poi qui si anima di una matericità che parte dall'intonaco, dalla ceramica, per introdurre l'alluminio, poi il metallo, come, come dire, avvicinamento tra la dimensione più urbana e la parte residenziale, e più, come dire, più, più infrastrutturale vicino alla stazione. Fine, continuando questo tema della, della città, vi racconto un progetto che conoscete, a cui tengo molto ovviamente, che è il tema dei docks di Marsiglia. Ecco, il progetto per noi è un po' questo, spesso l'incontro con la geografia, un territorio, una città, una storia, quindi è l'inizio, una forma di dialogo. Ecco, il dialogo come strumento di progetto è qualcosa che ci appartiene. Questa è una pubblicazione che abbiamo fatto alcuni anni fa durante una biennale di architettura, dove, dove per dialogo non vuol dire andare d'accordo, vuol dire mettere al centro il progetto e potersi confrontare attraverso il progetto, se l'intelligenza e la volontà di ognuno lo vuole, e quindi solo attraverso questo la possibilità, ancora di più, lo capiamo oggi, di una esigenza di interdisciplinarità del progetto, dove oggi sicuramente dovremo concepire altre discipline che entrano in maniera forte dentro il progetto. Il progetto per Marsiglia, ve lo racconto velocemente per non tediarvi troppo, è un rapporto sicuramente con la città. Da un lato il tema dei confini, lo sconfinamento, uscire dai confini, uscire dal perimetro, è un tema per noi molto importante, che è un'eredità che volevamo ancora rompere dalla, dalla dimensione più ottocentesca della città. I confini sono questi, quello che ci troviamo all'inizio del concorso. E sconfinare vuol dire in qualche maniera uscire, superare i limiti. In qualche maniera è quello che è successo nel 1853, quando il vecchio porto di Marsiglia non era più sufficiente per i traffici della città e venne costruito il Bassin de la Joliette. Nella costruzione del Bassin de la Joliette vengono costruiti i docks. Il confine non è altro che una delimitazione di un'area, di un territorio, proprio un limite disegnato, un'azione, diciamo, delle, dell'uomo, diciamo, un artificio all'interno, diciamo, del contesto del territorio, in questo poi un paesaggio urbano. E l'edificio stesso è un confine estremamente preciso, un edificio lungo 400 metri, che è proprio nato come docks, e quindi dove ottagonalmente, diciamo, alle navi, costruiva una barriera fisica, diciamo, tra est e ovest della città. La geografia, perché parla di sconfinamento geografico, la geografia, come sapete tutti, è il disegno, diciamo, la rappresentazione grafica dell'uomo della Terra. Questa condizione, diciamo, di disegno è estremamente importante, che per esempio quando noi parliamo dell'importanza nell'architettura di andare a fare uno zoom continuo, diciamo, tra territorio e architettura, è perché scoprendo la città di Marsiglia per quel concorso, avevo disegnato, avevo disegnato questa planimetria che cercava di far capire qual è la natura di questa città, perché io venendo da Genova immaginavo, o chiunque ritorna al tema della percezione, che la città fosse un po' come Genova, orientata nord-sud nei confronti del mare, invece è completamente diversa, è orientata est-ovest, ha un rapporto, diciamo, dal punto di vista che la parte a nord è completamente una parte infrastrutturale, il vecchio posto della città sta a sud, e quindi paradossalmente per capire i docks bisognava, come dire, zoomare la città, rileggere, ridisegnarla attraverso quella che è stata la sua geografia. Sconfinare, uscire dal perimetro, io credo che sia un valore estremamente positivo, che non vuol dire semplicemente, vuol dire ragionare sul tema, capire cosa vuol dire, ma cosa vuol dire significa effettivamente, che una volta che vengono definiti i limiti, che spesso sono definiti o per regola o per eritaggio, eredità di ciò che ritroviamo, spesso, come dire, in quei limiti noi troviamo, come dire, diverse anime, diciamo, di un contesto, di un luogo, di un progetto, che vanno capite, rivelate, tradotte. Quindi io sento sempre come un'esigenza di uscire dai limiti, quasi come una realtà necessaria nella dimensione contemporanea. Questo era
alla fine degli anni 90 i DOCS, ovviamente appena stati abbandonati, da finita la loro funzione, che era una sequenza dei limiti, la linea ferroviaria, gli edifici lungo il fronte e mare e poi essi stessi. Quindi alla fine però i limiti sono una dimensione sia di cultura che di pensiero, non solo un tema veramente fisico. A seconda di come ci vogliamo approcciare al tema, i DOCS potevano fisicamente essere percepiti sempre come un elemento fisico che crea un limite, mentre la volontà è stata quella invece di cambiare completamente il paradigma di lettura e di uso. Ma soprattutto cosa vuol dire sconfinare, uscire da dentro? Vuol dire contaminarsi. Contaminarsi non purtroppo è un'accezione negativa di questi tempi, contaminarsi vuol dire fondersi, sovrapporsi, mescolanza, vuol dire moltiplicare gli sguardi con cui guardiamo le cose, vuol dire introdurre diverse dimensioni all'interno della lettura del progetto e quindi proprio poterla avere nella testa fin dall'inizio, comprendendo che non è solo la scala grande della città che può permettere questo tipo di reazione, ma la materia, il dettaglio, l'elemento è quello che può portare dentro un'anima la lettura empatica di questo aspetto. E quindi fin da subito mi ero immaginato che per raccontare questo occorreva lavorare anche sull'anima del luogo, sul progetto, quindi attraverso l'arte, attraverso la natura, attraverso quello che era il portato, diciamo, di un'idea di Mediterraneo. Questa esigenza della contemporaneità è quello che abbiamo cercato di tradurre dentro un edificio che all'inizio non poteva che essere un edificio estremamente ostico, ripetitivo, monomaterico, e l'abbiamo fatto con diversi, diciamo, paradigmi a cui abbiamo voluto introdurre, soprattutto per cercare di lanciare lì un dubbio. Quanto sconfinare, quanto rendere poroso per me questo spazio, quanto renderlo un luogo di destinazione, voleva dire cercare e portare valore, quindi qualcosa che all'inizio non era richiesto come condizione, perché era richiesta solo la trasformazione dello spazio in funzione di ciò che c'era accaduto intorno, quello che sarebbe accaduto intorno, però solo attraverso questa modalità, secondo noi, sconfinando, integrando, contaminando, si arriva poi all'integrazione. L'integrazione alla fine vuol dire appartenenza, quindi solo attraverso un progetto tipo io credo, noi crediamo che si possa arrivare a un'idea in cui quel progetto possa appartenere non tanto a noi che l'abbiamo immaginato, pensato, realizzato, ma ai marsigliesi, a chi lo attraversa, ecco. Soprattutto perché poi l'edificio è un edificio monumentale, un edificio simbolo della città di Marsiglia, un edificio anche esatto, come io ho sempre definito questo progetto, un edificio che nella sua parte storica più definita è lungo 365 metri come i giorni di un anno, si raccoglie intorno a 4 corti come stagione, a 52 allineamenti di porte come settimane di un anno e a 7 piani, quindi quasi una cabala massonica o esoterica, però un edificio esatto, dato anche dai numeri della sua materia. Come intervenire su un edificio esatto che poi ci siamo trovati in queste condizioni dal punto di vista durante la fase di concorso. E in queste dimensioni è anche importante, un edificio che sviluppa quasi 70.000 metri quadrati, di cui 60.000 di uffici, quindi anche nel lavorare con un edificio che era già un luogo vitale sotto il punto di vista. Come vedete il contesto era assolutamente ripetitivo, non vi era nessun tipo di relazione interno-esterno, l'asse era solo un asse di attraversamento, quindi la volontà fin dall'inizio, ed era un tema molto difficile far capire a un cliente americano e francese, quanto l'edificio per noi doveva diventare, cosa vuol dire permeabile e poroso, cosa vuol dire portare la luce dentro, cosa vuol dire portare la natura dentro, cosa vuol dire far diventare questo un luogo non di attraversamento, ma un luogo di destinazione. Ecco. Da un lato bisognava lavorare nella dimensione estremamente mediterranea, ovvero attraverso il dispositivo della meraviglia e dello stupore, quindi le quattro corte si devono trasformare in quattro luoghi, in quattro sentimenti che cambiano ogni giorno. Questo deve avvenire attraverso l'idea, lo spazio, ma soprattutto attraverso la materia. Quei numeri precedentemente definiti esatti dell'edificio, a quei numeri sommiamo i nostri numeri, 7 blu che disegno con Casa Grande Padana, le foglie, diciamo, rappresentate e disegnate insieme con Danilo Trogu e poi realizzate sempre a Casa Grande Padana, tutta la dimensione immaginaria della natura costruita attraverso i simboli del geco e della libellula, anche qui un viaggio della materia che anche qui parte dal Bissola, la libellula, come vedete, e poi il lavoro dentro il corpo dell'edificio, la capacità e la volontà di scavare e quindi rivelare degli spazi fino allora non fisicamente possibili da visitare, come lo scavo delle prime due grandi corti, interventi di microchirurgia quasi dal punto di vista dell'intervento per rendere, come dire, attivo questo edificio, e interventi di grande chirurgia, vuol dire 20 dischi diamantati per 2 mesi hanno aperto di nuovo prospettiva all'interno di questo spazio proprio per portare la maggior parte di luce possibile e anche di percezione. E poi c'è un tema che io chiamo qui di sensualità, di sentimento, di rapporto. La materia, ogni corte ha una sua dimensione materica con la pietra, la prima è la corte completamente blu,
che si porta la luce in basso, ma è un blu che, ripeto, è estremamente complesso, 7 blu, bianchi, grigi, porta in qualche, cambia completamente la percezione, né fanno, come dire, raccontare un rapporto diretto con la pietra, né raccontano la dimensione cangiante della luce. Siamo in una città che viene battuta per un terzo dell'anno da un vento come quello del Mistral, che rende estremamente variabile la luce, oltre che la condizione climatica. E allo stesso tempo il rapporto diretto con la materia è l'unica corte in cui noi entriamo in forte contatto con la materia della pietra, per poi invece stabilire con le altre corte una specie, diciamo, di rapporto completamente diverso. E vedete come una materia molto semplice, come la ceramica industriale, che viene poi frantumata e realizzata a mano, conferisce a questo spazio una natura differente. La seconda corte, noi ci stacchiamo dalla corte, creiamo un layer, come dire, a un metro di distanza, capace poi di introdurre anche una dimensione naturale, dove andiamo a costruire per due lati il tema della ceramica rappresentata in foglie, che viene, come dire, sovrapposta invece a dei benjamini, dei giasmini, scusate, dei gelsomini, che vengono presentati nei vasi e che raccontano, e che raccontano, diciamo, situazioni completamente diverse, che permettono di identificare uno spazio completamente diverso dal punto di vista del suo rapporto complessivo. La materia qui cambia, nella prima è tutta ceramica, qui introduciamo il legno nella parte a terra, la ceramica, ma cominciamo a far riaffiorire la pietra in maniera significativa, come elemento non solo di sfondo, ma come elemento, diciamo, di dialogo costante con le diverse parti. E due lati di queste sono completamente invece trattate con delle maglie metalliche, con la natura che viene a salire, diciamo, lungo le grandi spine distributive degli impianti. La terza è quella che riconquista anche a suolo il rapporto con la pietra, dove prevalentemente la corte della natura, la corte con queste otto palme, la corte che richiama un immaginario che per me è sacra, della dimensione di Rousseau, di viaggiare attraverso la natura in dimensione in cui lo spazio ci può portare in altri tipi di immaginari, sempre all'interno di uno spazio che invece è estremamente ripetitivo e dove prende forza la rappresentazione immaginaria, diciamo, degli animali che abbiamo voluto che animassero questo luogo, e dove vedete anche qui dove una semplice palma assume una dimensione quasi monumentale all'interno di questo spazio, dove la percezione ovviamente ha le diverse quote, diciamo, dell'edificio, la natura ne prende una lettura ancora diversa. E la quarta è quella che tocchiamo solo per un punto, dove la luce la cerchiamo di comprimere dall'alto, dove lavoriamo in termini di trasparenza, dove l'immaginario va forse in un mondo mediterraneo, nordafricano, orientale, ma capace anche qui di giocare differentemente nel rapporto con la pietra, nel rapporto anche tra giorno e notte, un gioco sempre cangiante di percezione dello spazio. E all'interno quel corridoio che vedete prima, assolutamente non poroso, non permeabile, anche qui abbiamo eliminato il confine. Se poi c'è un confine fisico tra la parte delle O, degli uffici, della mall, dei negozi e ristoranti, in realtà questo limite non è mai fisicamente, come dire, percettivamente separato, ma è l'idea di una continuazione continua di percezione degli spazi, di traguardi visivi, una messa in scena del reale continua, tale per cui è questo quello che rende un luogo di destinazione. Si entra dentro uno spazio estremamente osmotico, dove il corpo, le figure, le persone entrate nella medesima dimensione con l'edificio, sia all'interno che all'esterno complessivamente. E l'ultima cosa, e qui per chiarire il tema dei vincoli, una cosa che non ci era stata chiesta, la facciata nord, che noi abbiamo voluto in fase di concorso invece sviluppare, è perché quella facciata avrebbe traguardato quello che oggi è già più evidente, a distanza di 8 anni, lo sviluppo della città a nord, attraverso le nuove torri che sono arrivate, Jean Nouvel, il cinema di Fuchs, quella piazza sarebbe dovuta essere una piazza importante, quindi quella facciata non poteva essere neutra, e noi lì abbiamo immaginato che il modo di appartenere, partendo da un vincolo, una scala di sicurezza, poteva essere quello di prendere questa occasione di una scala di sicurezza, invece che rendere esteticamente, architettonicamente interessante, ripensando la scala, doveva accadere questo, ovvero doveva accadere l'idea che potessimo raccontare l'identità di un luogo attraverso che cosa? Il senso delle parole. Le parole di 52 scrittori che dal 200 avanti Cristo, Marsiglia, una città di fondazione greca, hanno visto sempre Marsiglia come un luogo di destinazione, quindi l'hanno raccontato secondo sguardi differenti, e perché abbiamo tratto frasi di Casanova, di Camus, frasi di Hemingway, e ognuno raccontava Marsiglia in un certo contesto, una lettura differente, ma questo soprattutto faceva sì che quell'elemento fosse un elemento di dedica ai cittadini di Marsiglia, gli appartenesse, soprattutto perché uno si pone il problema guardando quella facciata, che cosa sono quelle parole, e va a scoprire gli scrittori di Marsiglia, scoprendo una storia, un'idea di appartenenza estremamente importante, e in quel senso anche noi abbiamo voluto cercare di dire
quanto l'edificio non è più perimetrato dentro un confine preciso, ma dentro un'idea estremamente molto più ampia di identità, integrazione, appartenenza. Chiudo con una carrellata, diciamo, di immagini che cercano di raccontare più quanto per noi il tempo è la materia del progetto, detta e quanto avviene alle scale diverse, quanto la materia non è una cosa, una scelta puramente o tecnologica o riferita semplicemente a un budget, è qualcosa di estremamente intrinseco al progetto, a un luogo, a un contesto, soprattutto perché per noi la materia è il dialogo con la luce è la vera materia insieme al tempo con cui cerchiamo di confrontarci, alle diverse scale, qui siamo un piccolissimo intervento in Liguria, dove anche qui la dimostrazione sta nella generosità di aver inventato molti spazi esterni di relazione a fronte di un programma di pochi decine di metri quadrati per recuperare un contesto, oppure in un ambito molto più importante, io credo che il significato, diciamo, che ha avuto questo edificio di Roma, della sede di BNL, è stato quello anche di provare a raccontare come un edificio che funzionalmente non è così erotico come altri programmi, un edificio per uffici non ha grande interazione con l'esterno, non ha grande programmazione che possono, come dire, non è un museo, non è una scuola che in qualche maniera ha una parte programmatica capace di costruire un'interfaccia importante, un dialogo importante con l'esterno, ma la volontà di radicarlo a quel luogo, parlare quel linguaggio, fare in modo che fosse cangiante attraverso la materia, con quella che secondo noi è la materia più importante di Roma, che è la sua luce, il suo cielo, la sua condizione, ha creato una dimensione empatica, tale per cui lo stesso edificio non è mai uguale a se stesso. Questa ceramica del fronte non sui piani ferrovia è la medesima che si percepisce a seconda della luce del sole, grigio argento o blu al tramonto. E lo stesso edificio, proprio per le sue forme semplici, ma come dire, che cercano di gestire la dimensione, può nel proprio immaginario raccontare, diciamo, territori diversi. Ma questo è un percorso che in qualche maniera ci accompagna nelle diverse scale da tempo. Questa è la Torre Orizzontale di Milano, dove la volontà è stata di rifiutare, anche in qui in fase di concorso, di costruire due torri, ma invece di prendere due torri e coricarle, da lì nasce l'idea, anche che è un po' un simbolo, diciamo, della Torre Orizzontale, proprio per, come segno di responsabilità, ma anche di volontà di come concepire un tema di edificio. Così come nei frigoriferi milanesi, la volontà di lavorare con edifici che non avevano grande qualità architettonica, anzi tutt'altro, edifici senza qualità, edifici industriali, edifici depositi, ma piuttosto che demolirli, invece la loro metamorfosi poteva raccontare un cuore pulsante, una stratificazione, diciamo, dalla via Piranesi fino al rapporto col cielo. Medesima cosa in maniera differente quando raccontiamo su un programma residenziale come questo di Brescia l'importanza di uscire dalla logica di concepire gli edifici residenziali come delle barre assolutamente indifferenti dove non c'è più identità, appartenenza, mentre la volontà qui fa capire che le persone si identificavano perché abitavano nel volume in legno piuttosto che nella loggia in ceramica, piuttosto che nel blocco blu, piuttosto che nell'articolazione. E se passiamo invece a un altro tipo di intervento più recente come a Milano, il tema di capire il ruolo di una preesistenza che proprio nel suo angolo racconta la storia di rapporto di un territorio completamente cambiato al suo contorno, un modo di rapportarsi col parco davanti, da Biotere degli Alberi, proprio con un elemento quasi di sfondo, e un modo invece molto più urbano di raccontarsi sulla via Liberazione come un sistema di ritmo che rifiuta per esempio il linguaggio tutto vetrato dei grattacieli di fronte per cercare invece di raccontare un'anima di un edificio che è estremamente più materico, ritmato, che ha nella sua quasi ossessione ritmica invece un certo tipo di ricchezza complessiva e che di notte si trasforma e ciò che prima come lo percepiamo come riflettenze invece di notte ci racconta le doppie trame, quelle diciamo della facciata a bow window con quella della trama esistente. Anche qui percezione, cognizione, lettura, l'edificio nel tempo racconta, suggerisce quella che è la sua vera anima, se uno vuole capire deve prendersi del tempo, deve riflettere, ma al suo tempo credo che empaticamente l'edificio proprio nella sua scelta materica compositiva racconta, si pone la domanda e questo lo vediamo avviene, questa sequenza di immagini che mette insieme progetti diversi in tempi diversi credo che sia molto importante per capire il tema del tempo, il tema del tempo è il rapporto con il tempo delle cose, quanto io credo, per riprendere un discorso all'inizio, ogni progetto per noi passa il testimone all'altro.
spesso perché magari alcuni progetti non riusciamo a portarli in fondo, perché sono concorsi che non riusciamo a vincere, però la volontà invece di che ogni progetto abbia un significato, un ruolo, quindi passare al testimone attraverso il tempo vuol dire farlo maturare, farlo comprendere, comprenderlo noi stessi, capire qual è il momento forse che si riesce ad esprimere nelle sue condizioni reali, quindi in qualche maniera vuol dire avere sempre un rapporto positivo con il tempo, e lo vediamo attraverso i sistemi distributivi, che per noi sono un linguaggio importante, nel rapporto materico anche di fare in modo che l'edificio come corpo non è mai uguale a se stesso a est a ovest, piuttosto che a nord a sud, sia dal punto di vista estetico e architettonico, ma anche dal punto di vista di senso di responsabilità, affinché sia energeticamente e economicamente sostenibile. Tutti i progetti che vedete sono stati costruiti con budget che variano dai 1.200-1.350 euro al metro quadrato, comprensibili tutti gli elementi necessari e complessi, come questo che è l'unico progetto che abbiamo fatto a Genova, che è la serie di MSC, in un contesto molto particolare. Vedete come ogni progetto attraverso la materia di competizione è sempre, come dire, una sequenza di stratificazione dalla dimensione, come dire, orizzontale del piede dell'architettura fino al suo rapporto con il cielo, e quanto la materia racconta percettivamente, come questo che l'auditorio non c'era dello Yuma, attraverso il mosaico in ceramica che io ho disegnato con Casagrande Padana, che dialoga col vetro e cemento, anche qui disegnato in maniera diamantata con la Seves, racconta anche qui in maniera differente un contesto, fino a fare in modo che un edificio scompare quasi attraverso la luce, proprio perché la materia permette la scomposizione del rapporto con la luce. Qui abbiamo visto il rapporto che dicevamo prima dei docs, la porosità, il tema materico, la scrittura come trama di modalità, e la medesima cosa avviene come scrittura attraverso la materia, attraverso la luce, attraverso il rapporto con l'ombra, attraverso qualcosa che la città italiana ci aiuta di compressione e dilatazione degli spazi, di costruzione di prospettiva, di messa in scena del reale. E qui è un altro atto di generosità, creare delle logge passanti dove portare dentro la parte ricca del materiale, perché quella è una parte che appartiene alla dimensione intima dell'edificio, non solo alla dimensione pubblica, o tutto il complessivo. Ed è aprire quella finestra, no? E aprire, come dire, quella finestra che permette, rovesciando il tranocchiale, di creare delle condizioni completamente differenti. Qui siamo in Francia, il primo intervento residenziale, dove l'angelo vuole raccontare l'idea dello sguardo verso un territorio che è in cambiamento complessivo, e dove la volontà è stata quella di integrarlo fortemente con la storia di quel luogo, che è la storia, diciamo, degli impressionisti francesi, o nel mondo, diciamo, delle scuole, la scuola di Zuliano, che qui generosamente costruisce una grande corte che inquadra il cielo, che oggi più che mai è il modo con cui, secondo noi, bisogna ripensare le scuole, oltre che ripensare dal punto di vista, come dire, già c'è un'esigenza di ripensare le scuole, ma oggi devono essere degli atti generosi di relazione con lo spazio pubblico, con lo spazio aperto, affinché possano essere dei luoghi didattici contemporanei, importanti e significativi, e di nuovo importanti soprattutto per le città. Fino all'idea, e chiudo, a questo tema inizio e equilibrio: ogni azione, a differenza della fisica, non crea una reazione uguale e contraria, crea un sistema di relazione. Dipende dalla nostra volontà di azione che mettiamo in progetto nel creare, come dire, le conseguenti relazioni. Questo, che è il Museo di Dallara, è anche qui una cosa non richiesta, la scelta di realizzare il museo su una rampa in salita ci ha permesso poi di convincere il cliente di creare questa grande piazza, che seppure privata invece è pubblica, perché il cliente è stato ingegnere Dallara, che è una persona straordinaria, è stato fin da subito d'accordo di non fare nessuna recinzione. Questo è uno spazio generoso dedicato al luogo, così come a Romanville, questo spazio che si apre e si dilata tra le case, che è un ampio punto, diciamo, di relazione tra la parte essenziale, così come nel modo di abitare i balconi, il sistema certificato deve essere sempre di più generoso, ma generoso non solo, diciamo, di affarsi, generoso anche di creare delle stanze in più aggiunte, generoso di capire come ognuno di noi nel modo di abitare deve ritrovare come dispositivo e modalità affinché possa essere un luogo che ci appartenga in ogni singola parte, e che viene raccontato nel senso di appartenenza, come dicevo anche prima, attraverso la materia. Materia che può diventare estremamente neutra, come sempre qui a Romanville, quando il volume diventa bianco, e dove tre farfalle invece raccontano un immaginario che mette in relazione l'edificio con un parco estremamente significativo, con la natura che gli appartiene, che la ceramica lì di Danilo vuole sempre raccontare questa genesi, diciamo, del progetto. Noi siamo tempo, noi siamo tomorrow is the yesterday future, e quindi per continuare serve rinascere, cominciare e non ripartire. Grazie. Grazie Alfonso, io credo che sarebbe scattato un grande applauso. Ci siamo trovati in presenza in un'aula dove
ti avremmo ascoltato veramente con grande interesse e grande attenzione. Quindi sono io che a nome di tutti, quasi 200 partecipanti che hanno popolato questo nostro team, ti rivolgo veramente un ringraziamento e un applauso caloroso, veramente molto caloroso. Provo io a dire velocemente alcune piccolissime considerazioni. Chiaramente sapete, questo è uno spazio che noi stiamo dedicando e destinando agli studenti. Vorrei chiamare anche a questo tavolo veloce la professoressa Sant'Angelo e la professoressa Di Lugo, che credo abbiano ascoltato la conferenza, il direttore Russo, che ti fa tantissimi complimenti. Ci siamo scambiati alcuni messaggi su WhatsApp durante la tua conferenza. Ha dovuto lasciare il team perché aveva un altro impegno che si stava accavallando. Ci siete, Marella e Antonella? Io ci sono. Bene, vado un attimo io, facciamo un giro velocissimo, in attesa che Chiara, che penso sia anche in linea, raccoglie le domande degli studenti. Va bene, prof. Poi le gestisci tu, chiaramente, come abbiamo fatto già nell'incontro precedente. Allora, Alfonso, mi vengono in mente tantissime cose, insomma, non è facile a questo punto provare a stringere, perché tu hai allargato i nostri sguardi verso orizzonti temporali e fisici molto profondi, quindi di questo ti devo dare atto, e rispetto a questo non è facile, come dire, registrare interamente un ragionamento che mi fa dire innanzitutto una cosa con molta chiarezza: credo che la tua cifra sfugge a qualunque forma di catalogazione. Questo è un po' un tratto distintivo che oramai vi caratterizzava e ti caratterizza, ma dico vi caratterizza perché è sempre un gruppo che ha lavorato ai progetti, no? Assolutamente, vuol dire, e non si è mai da soli in queste... No, io ho ragazze, più sono più donne, che sono state mie studentesse, che quindi sono in realtà insieme a me la continuità, perché ho persone che sono con me da 25 anni, quindi... Infatti ho sempre usato il noi, ma non solo per forma di educazione. Perché... Esattamente, questo come dire, un fatto da precisare, perché si riconosce un lavoro che ha un dialogo che, come hai detto tu, non è andare d'accordo, ma è un modo di confrontarsi, stare insieme sulle cose e di avere, come dire, la possibilità continuamente di testare quello che si sta facendo, ascoltando soprattutto. Questo mi sembra un tema che dobbiamo trasferire agli studenti, soprattutto tieni presente che oggi non ci sono solo studenti, ma sono moltissimi colleghi, architetti, professori che hanno seguito la conferenza e che ringraziamo chiaramente per partecipato a questo incontro. L'altra cosa che mi viene da dire è questo tempo, un tempo che ci hai dedicato innanzitutto, perché al di là, diciamo, di quello che hai detto in premessa, che io amo sempre confrontarmi con te, non solo con te, prima di un momento del genere, lo hai, come dire, dilatato dentro contenuti, secondo me, che hanno fatto capire bene molti processi che stanno all'interno del vostro ragionamento progettuale. Io, davanti a una produzione anche importante, quantitativa oltre che qualitativa, e questo, come dire, può essere un limite, invece nel vostro caso è una continua ricerca di tenere insieme questo procedimento, no? Parlavi di testimone, tiro fuori due cose alle quali sono particolarmente affezionato, forse tre, se tu mi consenti di fare questa piccola estrapolazione. Sicuramente il progetto che più rappresenta il racconto che ci hai fatto credo che sia il progetto di Marsiglia, perché Marsiglia ha dentro molti tempi, ha dentro molte condizioni del vivere umano, è l'idea di trasformazione, l'idea di cambiamento che viene letta facendosi carico di una cifra esistente. Bellissimo quel lavoro che presenti ogni volta, io conosco il progetto evidentemente, sull'esattezza dei numeri di quell'edificio e sui numeri che voi andate a scrivere, quindi questa scrittura che segue e che non si interrompe, perché come ti ho detto la città si sta espandendo, quella facciata guarda oggi ad un mondo rinnovato, quella piazza è diventata, come dire, la soglia, no? Fra l'edificio dei docks e quello che sta accadendo in prosecuzione. E lì devo dire questo lavoro è veramente significativo di un vostro modo di intendere il progetto, soprattutto laddove c'è un cliente privato,
come quasi sempre capita nei vostri lavori, diciamo sempre, proprio insomma, il vostro committente, soprattutto l'abbiamo capito anche dei progetti francesi, un cliente privato con il quale non è facile instaurare un dialogo, soprattutto quando, come diceva Michelangelo Russo e come ha detto anche il professore Izzo, c'è una cifra intellettuale che si vuole in qualche modo mediare all'interno del ragionamento, no? C'è quel flusso dell'acqua che fa costruire, perché bagna la sabbia, il castello di sabbia, ma allo stesso tempo quella stessa acqua che ti ha aiutato a consolidare quella sabbia per fare quel lavoro a terra, cancella, no? Lasciando delle tracce. Quindi credo che il lavoro che fate è molto particolare, perché la gestione, soprattutto in questo momento storico, in futuro, è veramente difficile. Io parlo anche, diciamo, per la mia esperienza, conoscendo le dinamiche di questi rapporti. L'altro lavoro che certamente è stato, credo, forse un'anteprima assoluta di un lavoro sull'esistente, che sono i frigoriferi milanesi, rimane ancora oggi di un'attualità straordinaria. Pezzi semplicemente riconosciuti e messi a sistema, con una facciata, con la pittura affidata ad un colore che fa sparire la massa dell'edificio, il nero, e riconoscere alcune trame della città e fare in modo che l'edificio generi una tensione con quelle trame, in un luogo che poi è stato utilizzato anche per eventi particolari, insomma è un luogo aperto, cioè degli spazi interessanti all'interno, credo sia diventato anche sede di alcune società di architettura, insomma mi pare che è un luogo anche molto frequentato ed abitato, in un'area periferica tutto sommato, perché siamo vicini all'aeroporto di Linate, lo voglio dire per chi non conosce la posizione di questo edificio, che per quando viaggiavamo era ogni volta lì, sulla via del ritorno dell'andata, quando il taxi, se c'era traffico, deviava per la strada che ti faceva passare sotto all'edificio dei 5 più 1. E la BNL, credo, oramai è entrata nell'immaginario collettivo di tutti noi. Io racconto un aneddoto che tu conosci certamente. Oramai chi è cliente BNL, io lo sono, ha l'icona del vostro edificio sull'app che lo porta all'interno del proprio conto corrente bancario. Sembra, come dire, una cosa così futile, ma invece al contrario riconosce all'architettura, una volta tanto, il valore e il significato di rappresentare, come era sempre stato, anche un'azienda così importante come un'azienda bancaria di livello internazionale. Di quell'edificio ricordo quella visita che facemmo con gli studenti, ancora una volta i nostri magnifici studenti, nel 2016 credo era, se non ricordo male, quando c'è stata una prima visita dell'edificio che era praticamente ultimato, e l'emozione di vivere questi piani completamente liberi, no? Di questa nave lunghissima, il cui significato, il cui valore è proprio quello di un edificio che affianca la grande dimensione urbana di una città, non per caso, perché c'erano una serie di fatti che precedevano, come la grande infrastruttura ferroviaria, la grande stazione, l'idea di uno SDO, di un sistema di direzione orientale che doveva nascere, sarebbe nato nella parte, come ricordava il professor Izzo, nella parte orientale della città. Rimane questo edificio che perde a volte densità, non per il vezzo di aprire una finestra, ma per tirarsi dentro le torri dell'acqua di Angelo Mazzoni. Mi sembra, come dire, questa la cifra vera di un lavoro che continuamente registra l'esistente, provando, come dici tu, a fare un passo in avanti, aggiungere qualcosa con questa straordinaria generosità. Io mi fermo qui perché, diciamo, la mia stima e il mio affetto nei confronti di Alfonso sono grandi, come state sentendo, immagino, quindi non voglio perdermi in un racconto troppo appassionato, e do la parola ad Antonella, che vedo immediatamente mi è apparsa in video, mentre sì, credo che i ragazzi stiano preparando le domande. Vai Antonella. Allora, io cerco di essere breve, anche se in realtà, voglio dire, questa relazione straordinaria ha aperto un mondo. Io non ho il piacere di conoscerti direttamente, ma spero che questo accada al più presto. Assolutamente. E veramente ti ringrazio di questa disponibilità, da questo racconto straordinario che veramente hai fatto.
tutto. Vabbè, ovviamente il mio ringraziamento va anche a Giovanni, a Ferruccio, che hanno promosso questi incontri, diciamo così, interessanti, e che diventano anche occasioni appunto di confronto su una serie di temi. Vabbè, io ho ascoltato veramente con grande interesse tutta questa parte iniziale in cui tu hai affrontato una serie di temi fondamentale: il discorso del tempo, il discorso dello sguardo, il discorso della responsabilità, cioè veramente di grandissimo spessore, che poi si sono trovati magicamente inanellati nel racconto, che con parole, come dire, anche un racconto appassionato, questo mi ha anche colpito, no? Perché alcune volte quando uno sente un relatore che parla, la velocità del racconto indica anche la passione con cui poi certe cose sono state affrontate. E diciamo la cosa poi ancora che che diventa il riassunto, perché in effetti quello che ha detto Giovanni è verissimo, difficile da riassumere, come dire, è difficile fare sintesi, ma secondo me l'ultima slide dove tu dici azione e relazione di fatto diventa la sintesi, sono due parole che sintetizzano in modo esemplare un lavoro straordinario, un lavoro dove l'azione, quindi quello di calarsi direttamente, come dire, nella realtà, nel territorio, e azione ancora sottende tempo, chiaramente, quindi il discorso del tempo che tu continuamente hai tirato in ballo, quindi questo tempo in divenire, il tempo attraverso cui appunto l'architettura si manifesta, ma il tempo che diventa anche appunto modo per passare ad altri, come dire, le architetture, e quindi azione, diciamo, quindi tempo, e ancora relazione, che è appunto l'altro tema fondamentale che, insomma, hai avuto modo di esplicitare attraverso queste splendide architetture che non sta a me commentare, di questa continua appunto interrelazione tra la città, il territorio, l'architettura, dove l'architettura diventa città ma al tempo stesso la città è territorio, quindi questo continuo rimando. E quell'altra slide bellissima dove appunto hai detto appunto il progetto di architettura non deve essere né troppo grande né troppo piccolo né troppo debole né troppo forte, quindi ancora, come dire, questo mantenere in equilibrio il progetto su una serie di temi che sono fondamentali, quindi veramente grazie. E tra l'altro diciamo un complimento ancora ai nostri professori, quindi a Ferruccio e a Giovanni, perché quando tu dici appunto sono contento di venire a Napoli perché vedo negli studenti un senso di responsabilità, è vero, e anche questi incontri testimoniano la responsabilità e la maturità dei nostri studenti, ma devo dire questo è tutto merito dei professori che li sostengono, li incentivano, li motivano, perché differentemente, vuol dire, forse un sabato pomeriggio non sarebbero qua in 250 a sentire questa, diciamo, a partecipare con noi a questo evento. Quindi, insomma, devo dire, ringrazio Ferruccio e Giovanni, ma soprattutto appunto ringrazio te di questa splendida relazione. Veramente sono, come dire, contentissima di avere partecipato, e lascio lo spazio ai ragazzi che sicuramente avranno mille domande da porti. Bene. Grazie Antonella. Antonella, tra l'altro, è il coordinatore del corso di laurea a ciclo unico, quindi è il nostro corso principale, possiamo dire, da questo punto di vista, e cerca di tenere, come dire, salde le ragioni anche del collegamento con gli altri insegnamenti, con gli altri corsi di laurea. È una figura molto dialogante, ha preso il dialogo all'interno del nostro dipartimento. Ma se non avessi un supporto come Giovanni e Ferruccio sarebbe tutto molto complicato, quindi devo dire. Sentiamo la professoressa Sant'Angelo, che credo sia collegata, che dirige invece il corso specialistico in progettazione architettonica. Vabbè, come al solito chiudere è la cosa più difficile, però io dirò veramente tre parole, anche per lasciare lo spazio agli studenti. Allora, innanzitutto grazie, perché davvero è stata una bellissima lezione, come per deve essere una lezione di architettura. E veramente ti ringrazio moltissimo, Alfonso. Mi dispiace che poi, come dire, a un certo punto il tempo preme, perché poteva, diciamo, continuare. Ti ringrazio moltissimo perché, come dire, perché la lezione di un intellettuale, la lezione di un architetto che costruisce l'architettura, che fa l'architettura, ed è appunto la lezione di un architetto militante, che non è una cosa scontata.
Io avevo letto la tua intervista sul Sole 24 Ore, quella di pochi giorni fa, no, sulle scuole. E in realtà io voglio soltanto, poiché già Giovanni e Antonella hanno, insomma, come dire, detto le cose fondamentali, volevo solamente porre l'accento su questa cosa, e poi loro che mi conoscono e sanno, anche Ferruccio, sanno quali sono le mie ricerche, eccetera, capiscono subito perché io poi voglio dire solo una parola su questa questione della morale dell'architettura. E tu hai detto e scritto nella slide, no, questa cosa proprio dell'etica, che secondo me è una cosa fondamentale ed è una cosa che serve al nostro mestiere oggi moltissimo, perché serve anche a capire moltissime cose, serve probabilmente anche per cercare, come dire, di recuperare una dimensione che in qualche modo è stata persa, perché diciamolo, è stata persa, è stato anche proprio perso il senso dell'architettura come riferimento rispetto appunto a un'etica, a una morale, e poi diciamola la parola anche alla politica, quindi, come dire, è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi per me una lezione come questa, che si chiude poi con delle architetture belle, importanti, come dire, significative, anch'io sono correntista BNL, quindi anch'io vi giochiamo sulla mia app, no. Tu no, e noi sì, ma io già lo ero, quindi l'app, diciamo, con l'apertura dell'app la cosa è andata ancora meglio, voglio dire, però questa è una cosa che non è assolutamente scontata, e quindi ci tenevo moltissimo, diciamo, a sottolineare questa questione, perché tra l'altro, come dicevi tu, nell'ultima slide, noi dobbiamo rinascere e ricominciare. E questo momento, che è un momento che ci fa riflettere sullo spazio, tanto sullo spazio appunto collettivo, quanto sullo spazio più intimo che quello domestico, ma in generale sulla relazione e sul peso che questo spazio ha poi nella quotidianità della nostra vita, specialmente quando i nostri movimenti sono temporaneamente almeno limitati, però secondo me ci dà ancora di più il senso dell'importanza dello spazio. Ci sono alcune delle immagini dei progetti, di uno dei progetti francesi, non mi ricordo ora, non è perché insomma, la vecchiaia è in casa, comunque, che hai fatto vedere, in cui si vedevano questi terrazzi abitati, questi cortili abitati, no, questa idea appunto che poi è un po' quello che secondo me deve venire fuori anche da una condizione come questa. Ed è importante però, deve venire fuori perché poi la relazione, il collettivo appunto, è una dimensione anche di relazioni, è anche una dimensione, come dire, morale, è una scelta, è il mettere insieme, no? E quindi io che mi occupo di tutt'altre, in questo momento della mia vita, da un po' di tempo, di tutt'altri temi, però ritengo con moltissima forza che la questione morale sia poi anche una questione del sociale, non è semplicemente appunto il collettivo anche come dimensione sociale. Quindi per me, come dire, questo passaggio che poi, come tu l'hai raccontato, fa capire che ha attraversato tutto il tuo percorso ad oggi, no? Che è un percorso poi di crescita, è un percorso, come dire, di maturazione nel fare architettura, e per questo io dicevo, la lezione che tu ci hai fatto è una lezione di un intellettuale, e non è, ribadisco, insomma, non è da tutti. E quindi ci tengo moltissimo a sottolinearlo, perché questa dimensione che stiamo vivendo oggi, questa situazione che stiamo vivendo oggi, che è una situazione che ci costringe ad un'intimità, ad un'interiorizzazione, perché non possiamo uscire, in realtà però è invece ci ribalta in una dimensione collettiva e sociale che diventa ancora più forte, diventa ormai, come dire, secondo me, urgente, no? Allora, come giustamente dicevi tu, bisogna ripensare le scuole, certo, perché noi dobbiamo ripensare lo spazio dell'educazione, dobbiamo ripensare l'educazione, dobbiamo ripensare un'educazione in cui non sempre siamo vis-à-vis, non sempre ci possiamo toccare, questo non solo con i bambini delle scuole, ma con i nostri studenti. A me manca moltissimo quella dimensione, ma non mi manca tanto perché, e questo è uno, diciamo, dei dibattiti attuali, non mi manca tanto perché è difficile fare il laboratorio di progettazione in remoto. Non è vero, cioè certo è difficile, ci dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare, ce lo dobbiamo reinventare noi per poterlo poi fare con i ragazzi. Ma perché la verità è che manca quella dimensione di vicinanza, no? Ma noi la dobbiamo, come dicevi tu, ora dobbiamo rinascere, ricominciare e quindi ripensare, non altro, ed è una parte appunto dell'etica del nostro lavoro. Quindi grazie moltissimo Alfonso, e mi fermo qua e vi lascio spazio ai ragazzi. Grazie Marella, anche il tuo intervento.
Alfonso, vedi, c'è grande entusiasmo anche sulla chat del team, vari commenti positivi hanno scritto salutandoti Ferrara, Camillo Orfeo, Maricela Sepe, Raffaele Butillo, Gioconda Cafiero, tutti anche docenti che stanno nel nostro dipartimento. Vabbè, Cutillo continua a commentare, sappiamo che lui è molto abile nel commentare continuamente, che non riesce a seguirlo, lo salutiamo affettuosamente. Allora, volevo dire questa cosa a Chiara, per quanto riguarda le domande, se ci sono già domande pronte, quindi le può far integrare al team, chiamando i ragazzi a presentare la domanda all'architetto Femmini. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare appunto a nome dell'Associazione Archetipi l'Architetto Femmina per questa lecture, che è stata sicuramente uno spunto di molteplici riflessioni e di dibattito, soprattutto per noi studenti. Per questo passiamo appunto al momento delle domande, quindi tutti gli studenti possono sentirsi liberi di prenotarsi in chat, scrivendo la domanda che si desidera appunto rivolgere all'Architetto Femmina. E poi in ordine di prenotazione vi darò appunto la parola. Vorrei però ribadire che la conferenza è registrata a fine divulgativo, quindi i volti potrebbero apparire su piattaforme come YouTube. Quindi chi non se la sente di accendere appunto la videocamera può accendere solo il microfono. Quindi in attesa di recepire, diciamo, le prime domande, noi studenti dell'Associazione Archetipi abbiamo già raccolto alcune osservazioni e iniziamo appunto a proporle per un dibattito. Dunque invito Michele Annunziata ad attivare audio e video e a porre la prima domanda. Buonasera, mi sentite? Sì, ciao. Okay. La domanda che le volevo porre è la seguente. I maggiori progetti realizzati si dividono tra Francia e Italia. Avendo l'atelier come tematica importante la continuità nel rapporto tra città, territorio e architettura, come cambia questo rapporto tra le due nazioni storicamente diverse? Allora, intanto, grazie alla domanda, io poi vorrei rispondere ai tanti bei discorsi che ho sentito fino adesso, ma diciamo, io intanto non considero che c'è una grande differenza tra l'Italia e la Francia, se non sulle procedure e modalità. Credo la scelta che ho fatto mai 14 anni fa, che abbiamo fatto di andare in Francia, è perché è un paese contiguo, vicino, dove c'è, come dire, anche una continuità dal punto di vista del rapporto, seppure articolato in maniera differente con la città, con l'architettura. In più va tenuto conto una cosa, che quando 14 anni fa c'era una differenza molto più ampia. Oggi la complessità della città, l'evoluzione nel bene e nel male della società in realtà avvicina molto di più realtà che apparentemente prima erano diverse, ma che erano anche diverse per modalità con cui ognuno si voleva in qualche maniera identificare o seguire anche processi di logiche produttive, industriali e politiche. In realtà la cosa è estremamente interessante perché le due esperienze si nutrono a vicenda. Ciò che per esempio funziona ed è tema di ricerca in Francia sul modo dell'abitare, che magari in Italia inizia adesso, ci permette, come dire, di travasare le esperienze contemporaneamente in un progetto o nell'altro. La nostra visione, e come diceva Giovanni all'inizio, i tre atelier lavorano con un atelier unico, non c'è un progetto che non viene sviluppato tra i due atelier, proprio perché noi abbiamo voluto questa integrazione, tale per cui Parigi non è una filiale, la Francia è una cosa indipendente. E devo dire che noi all'inizio abbiamo magari faticato un po' di più perché volevamo entrare col nostro modo di vedere le cose, di fare architettura, che ovviamente per i francesi immediatamente non era interessante una conferenza, ma non assolutamente condivisibile immediatamente nel processo, no? Per come loro erano di più fatti fino a un periodo fa, mentre la possibilità di aver avuto un'occasione, soprattutto con i docs, di dimostrare in concreto cosa voleva dire, da un lato la capacità di gestire il processo con regole diverse, dall'altro di prendere la sfida di portare dentro il loro processo delle modalità di sfida, di coraggio, di scommesse, di generosità, come lavoro con la materia, la tecnologia, ma anche un modo di lavorare nostro italiano che è completamente diverso. Volete sapere che l'architetto in Francia, fortunatamente per lui, va dal suo perimetro, diciamo, di onorario, ed è molto tutelato e molto rispettato. Noi, indipendentemente da questo, in Francia comunque applichiamo lo stesso criterio, quindi c'è un atto di generosità che poi è fatto anche di grande capacità di gestire il processo che i francesi non hanno. Allora, questa condizione ha fatto sì che noi abbiamo anche in questa esperienza voluto contaminare le due cose, perché solo in questo modo
diventa più interessante la realtà, e lo facciamo anche in situazioni come Nord Africa, meno, anche se poi la nostra attenzione sta in questo rapporto europeo. Quindi in realtà il lavoro, per esempio, che abbiamo presentato sull'urbanistica è stato un po' quello più difficile, perché immediatamente la prima riunione mi chiedevo: perché ci state facendo questo? Non è quello che abbiamo chiesto, non vogliamo un progetto, non vogliamo una riflessione, non vogliamo dubbi. Per poi invece essere stata assunta a livello statale e essere diventato un sistema quadro complessivo. Quindi quello richiama il tema del coraggio e del ruolo che ognuno di voi deve dare al progetto. È una cosa che non sta scritta, sta nelle vostre scelte. Però è un tema molto importante, altrimenti io, una cosa che oggi non ho detto, io non considero il nostro mestiere un atto di servizio, nel senso non è un servizio, nonostante la legge italiana lo definisce un servizio, perché deve mettere in campo sentimenti, generosità, sfide, coraggio, e quindi ancora di più quando ci confronta con una realtà diversa, che non vuol dire però portare la cultura italiana in Francia, vuol dire contaminare le due cose, quindi mettere in moto una volontà critica di sguardo e di ascolto, capace di capire cosa c'è di positivo in uno, cosa manca nell'altro, e automaticamente fare questo tipo di rapporto. Sta in questo la scelta della Francia per noi, perché comunque è vicina, comunque è una cosa che ci permette anche temporalmente di poterlo fare. Grazie. Grazie mille. Ok, grazie. A questo punto può fare la domanda Bianca Rodriguez, che può accendere videocamera e microfono. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ciao Bianca. Ciao Alfonso, innanzitutto ti volevo salutare, chiaramente, ringraziare per la lezione, perché effettivamente è sempre una lezione di vita quella che ci dai quando ti sentiamo parlare. E ringraziare anche perché le tue parole riguardo l'architettura fanno capire quanto effettivamente l'architettura è sicuramente amore, innanzitutto. E infatti è proprio di questo che ti volevo parlare, perché tu hai citato alcune tematiche, quelle appunto dell'architettura come sentimento, come generosità appunto, e come dialogo, interazione tra realtà e immaginario. Ma quello che mi sembra di aver appreso, soprattutto grazie anche all'esperienza che ho fatto da te, di cui ti ringrazio chiaramente ogni giorno, è che io più che altro nella tua architettura vedo proprio la poesia, cioè vedo il tema della poesia, del sogno, un po' come mi sembra di leggere anche nel progetto Edox, dove effettivamente quelle quattro corti sono quasi come una fiaba, cioè una lettura che poi viene messa a sistema nel prospetto a nord di cui ci hai parlato oggi, grazie alle frasi degli scrittori. Quindi ti volevo chiedere effettivamente quanto, secondo te, nella tua architettura, ma comunque nell'architettura in generale di oggi, il tema della poesia è fondamentale. Grazie Bianca della domanda. Allora, io non so se ho ascoltato molte parole importanti e ho difficoltà a identificarmi le belle parole che ho sentito. Non so se è poesia, non so se sono intellettuale, non credo, essendo un calabrese di Tabianova, che io possa essere un intellettuale, però lo dico in senso positivo, nel senso che insomma. Io credo, se posso parlare in maniera sincera, tutto quello che facciamo, tutto quello che mettiamo e per quello che diamo l'architettura è un dialogo continuo con la vita. E quindi dentro la vita c'è il sentimento, c'è la poesia, c'è la rabbia, c'è qualsiasi cosa. Però in ogni progetto cerchiamo di renderlo parte della vita, che non saprei come definirti. C'è una sfida, un'intensità, una volontà, grazie ai ragazzi, come dire, che inside the well, dentro la balena, condividono questo viaggio, che va al di là del progetto. E quindi è chiaro che dialoghiamo attraverso spesso non l'architettura di riferimento, non l'ho mai fatto come tipo di condizione, dandolo per scontato che sta nell'immaginario o dandolo per scontato che fa parte delle foto che mette su un tavolo, ma ci poniamo le domande attraverso l'importanza di una parola, di uno sguardo, di una condizione, ma per cercare di mettersi in gioco, perché se non ti metti in gioco col sentimento, quindi con la tua vita, difficilmente puoi fare quel millimetro, no, di condizione. Allora, per noi nei docs, ed è quella che è stato quello che è stato percepito, perché il committente lì era americano e quindi JP Morgan, che è una banca, e
francese, constructa Marc Pietri, che purtroppo è mancato un mese e mezzo fa, e quindi si univano queste due dinamiche forti. Però prossimamente all'inizio questo tema, diciamo, che possiamo chiamare anche di poesia, perché come dicevo bisogna che entri la luce lì dentro, mi guardavano come se io fossi uscito da una serie di Netflix, ma non perché doveva entrare la luce chissà in quale maniera, perché semplicemente aprendo e vedendo il prosa poteva accadere quello. Diciamo, io credo che la poesia sta nell'architettura, poi vuol dire, non so se c'è una poesia, sta nell'architettura nel momento in cui ci metti il sentimento. Io apprezzo l'architettura di molti architetti, però c'è un'architettura che mi emoziona, no? E quindi me le porto dentro, e quindi in qualche maniera hanno qualche cosa, e altre architetture che rispetto, che considero oneste, ma ne emoziono, servono entrambe, per amore di Dio. Io sono molto più attratto, come dire, da quello, ma perché il Mediterraneo, che così, cioè in realtà tutte le cose che ho detto le ritroviamo a basterebbe concentrarsi, concentrare lo sguardo a Napoli per ritrovare tutto quello che ho detto, non ho detto niente di nuovo che non esiste, quindi però se devo sintetizzarti è la vita, e il mondo si divide tra chi decide di vivere e decide di, e qui ritorniamo al tema del tempo, e chi decide in qualche maniera di non vivere, perché vivere vuol dire metterti in gioco costantemente, quotidianamente, con gli altri e con il tuo tempo. Grazie. Chiara, soltanto sì, una cosa voglio dire, poiché Bianca ha ricordato che ha fatto un'esperienza ad Alfonso, per la generosità di Alfonso nel 2016 quando organizziamo quel concorso per gli studenti, Living as a Student, Bianca come altri studenti non solo napoletani ma italiani ed europei e anche extraeuropei hanno avuto dei riconoscimenti in questo concorso, e uno dei riconoscimenti era fare appunto un tirocinio presso uno degli studi di chi componeva la giuria, e Alfonso, senza venire meno a quel principio di generosità, ospitò per fare proprio il trainship, quello che facciamo noi, extramenia, Bianca presso lo studio di Milano, credo, giusto Bianca? Sì, a Milano. Quindi, mi faceva piacere, siccome sono molti ragazzi che ascoltano, che apprendessero fino in fondo le modalità di accesso ai tirocini da femmina. Sempre aperti, ne abbiamo tre studi. Ora può fare la domanda Piero Zizzania. Salve a tutti, buonasera. No, ho paura però. Scherzo. Volevo sapere, rispetto a questo tema del tempo in divenire, con il quale ormai dobbiamo confrontarci sempre di più e che richiede sempre di più nel progetto un certo grado di indeterminatezza che uno studente può solo immaginare e sperare di trovarsi pronto nel momento in cui arriverà a questo momento, diciamo. Rispetto a ciò, lei ha detto più volte che la risposta progettuale, questa azione che deve generare le relazioni, parte dall'individuazione di elementi di permanenza. Permanenza non solo nel senso di storico, ma anche di permanenza futura, qualcosa che deve rimanere, che si sceglie di rendere centrale, fondamentale, imprescindibile per quello che sarà. Più che una domanda, quindi, volevo sapere se potesse spendere qualche riflessione in più al riguardo, rispetto al fatto che poi questi elementi a cui secondo me si riferiva sono a volte legati alla storia del luogo, altre volte a quello che sarà, come già detto, ma possono essere anche elementi già presenti o elementi che si prevede che si aggiungano nel progetto, e quindi non so, un'aggiunta, ecco, grazie. Piero, mettiti in video, Piero, non ti vediamo. Ti ringrazio la domanda, che è una domanda molto importante, in realtà sono quelle che io chiamo le invarianti, no, del progetto. Invarianti. Io dico sempre, io voglio che nella fase iniziale ci sia molta discussione con la committenza. Cioè, io spingo perché la fase iniziale sia quella della discussione, perché è nella fase iniziale che si definiscono i principi fondativi, anche laddove la committenza magari non è così interessata o immagina che una volta che hai assolto i compiti che loro intravedono come richiesta del progetto sia sufficiente, perché io su quei punti fondativi voglio discutere. Dopo, secondo me, non c'è discussione. Dopo, se lo faccio io, lo faccio in un modo, lo fa Giovanni, lo fa in un modo, lo fai tu, lo fai in un altro modo, ma una volta condivisi i principi fondativi e le varianti, come dire, è lì il tema di discussione. Allora, nella identificazione, la definizione e discussione delle invarianti ci sta questa lettura che è fatta di domande, che è fatta di dubbi, che è riferita all'uovo, che significato vogliamo dare a quella parola, quale cosa ci vogliamo ancorare, qual è la domanda che l'uovo si deve portare dietro. Quindi partono all'inizio tutta una serie di scenari che noi poniamo come tema di ricerca all'interno di esplorazione del progetto, che già al nostro interno
li definiamo per capire se arriviamo a una visione condivisa, no? da dove deve partire il progetto, per poi motivarlo a raccontare. Se faccio un esempio concreto, ritornando al tema che si parlava prima di BNL, BNL aveva un piano urbanistico precedente al concorso che prevedeva degli edifici trasversali alla ferrovia, perché ovviamente era anche corretto un piano di desideri, giustamente non sapendo se poteva arrivare un unico interlocutore, gli edifici erano da un lato garantivano, come dire, la trasparenza del cannocchiale visivo sulla cisterna, dall'altro potevano essere smembrati in blocchi diversi. La scelta in fase concorso che avevo fatto, che subito era rischiosa ovviamente, era quello che ha ben sintetizzato prima Giovanni, il professor Mutter, ovvero quello di, secondo me, lì l'edificio aveva parlare il linguaggio, la dimensione quotidiana, bisognava fermarlo, e quindi di disporlo lungo la linea, che è una scelta sentimento, possiamo dire, ma anche pragmatica, nel senso dal punto di vista che solo in quel modo potevamo fare un edificio che aveva una manica a 18 metri e poi arrivava ad astemarsi fino alla punta in un centro della condizione. Con l'invenzione, o la capacità, la volontà di dire laddove incontro la cisterna, il cannocchiale visivo può essere anche senza dover per forza interrompere e tagliare in maniera netta, come dire, l'edificio affinché questo sia salvo. Quello fa più parte della regola. Io lì ho trasformato la regola in vincolo, cioè quello mi diventa un vincolo, quindi l'edificio lì deve rastremarsi, diventare singolo. Allora, la scelta, diciamo, dell'invariante del progetto, per me, come discussione iniziale, nel luogo era disporre l'edificio davanti lì. E su quello ho voluto discutere, prendendomi anche, come dire, il rischio, perché noi abbiamo dovuto vincere due volte quel concorso, quello è un altro aneddoto, e fino alla fine poi siamo stati messi a confronto con un'altra soluzione, che era estremamente pericolosa per noi, perché l'altra poteva avere percettivamente una facilità maggiore, no? E più, come dire, più calma, come dire, condizione. L'altra, la nostra, era prendere o lasciare, come dire, condizione. Allora, è questo che intendo, come dire, come indicazione iniziale nella discussione delle invarianti, che molte sono tue, no? Cioè, sono di tua lettura, ma le devi mettere in gioco e anche però motivare, ti obbligano, lì sta nella fatica che c'è all'inizio, anche a dire io sento questo, però devo entrare in profondità, perché sento questo, come riesco a motivarlo, come riesco a ragionarlo, e lo devi motivare per mille aspetti, pragmatici, funzionali, storici, eccetera. E questa è la parte di ricerca che va all'inizio del progetto, che è della parte importante, poi io dico che diventa, come dire, sviluppo, come dire, complessiva, ok? Grazie. Grazie Piero, ora può fare la domanda Rosa Chiara dell'Erario. Prof, hai il microfono spento. Me lo spegne Viscolo, secondo me, perché si spegne da solo. Allora, salve, io vorrei fare una domanda che in qualche modo riguarda anche un po' il mio percorso di studi, perché al momento sto studiando una realtà calabrese che è quella di Rosarno, e mi interessava domandare, nel momento in cui abbiamo parlato di poesia nel progetto, come questo concetto può applicarsi a realtà chiaramente molto difficili come quelle del Sud Italia, dove spesso le istanze di necessità e di abusivismo hanno la meglio su qualunque qualità spaziale. Guarda, la domanda è straordinaria, perché la poesia non è che sta, come dire, solo in un'idea di bellezza codificata. In realtà io credo che in Rosarno ci sia molta poesia come tipo di condizione. Il tema è come noi guardiamo le cose. Per raccontare una poesia, soprattutto in quel contesto, è sufficiente, diciamo, la scelta o non scelta di un intonaco, di uno spazio che si apre per capire una prospettiva che mette in contatto uno spazio con quel territorio che è molto articolato, o semplicemente rimarcare punteggiando un'area. Quindi basta molto poco. All'inizio il professor Rizzo parlava di San Giovanni di Puglia, lì il tema è stato probabilmente non tanto nei volumi, ma l'articolazione degli spazi pubblici e nell'aver portato fuori, come dire, parte del programma residenziale, come tipicamente nei centri storici sono i bagni e con alcune parti c'è un servizio, e avergli dato un colore, quindi qualcosa che non ha un costo per se stesso, ma che comunque diventa una grammatica che anche lì metteva in relazione la dimensione intima e la dimensione collettiva.
Quindi io credo prossimamente che ci sia molto più poesia in quei contesti, che bisogna, che però è più difficile da leggere dal punto di vista, perché magari, ripeto, la poesia immaginiamo che debba appartenere a luoghi, come dire, già poetici, forse di sua natura è mente evidente, mentre lì la luce, il rapporto, il contesto, nel senso, c'è molta più materia su cui poter lavorare, e in realtà la risposta può venire anche in maniera estremamente più semplice. Io credo che tu stia affrontando un tema straordinario, soprattutto perché quel luogo lì ha tante valenze, anche territoriali, economiche, e secondo me la chiave sta lì, la fatica è minima anche certe volte, no? E nell'accendere piccole cose. Il professor Monte prima, parlando dei frigoriferi, ha detto una cosa importante. In realtà noi, per esempio, facciamo la facciata rossa, che potrebbe tenere, ma proprio per affermare in un libro che abbiamo fatto, avevamo scritto rosso al centro, vuol dire che quella è percettivamente periferia, anche se poi ci arrivi in 10 minuti al centro, ma percettivamente in realtà è, doveva essere già un centro, perché la città di Milano sarebbe cambiata, quindi c'è un tema di tempo futuro che nella scelta architettonica prova a mettere in valore, raccontando anche qui in termini forse poetici un luogo che apparentemente è senza qualità, e lo fa attraverso qualcosa che non ha un costo, cioè un tema di colore, e al suo tempo decidendo, non in maniera forse intelligente come in termini personali, di non demolire un edificio, ma di trasformarlo attraverso la facciata rossa. Allora, paradossalmente quella metamorfosi gli ha dato più forza rispetto a un edificio nuovo, che partiva da una banale equazione: io ho rifiutato di demolire, di fare l'edificio nuovo, perché l'edificio sarebbe stato uguale come altezza, uguale come lunghezza, uguale come funzione, e quindi non credevo che una mia architettura, semplicemente con le finestre disegnate da me, avrebbe cambiato i rapporti, mentre la metamorfosi di quell'edificio brutto poteva raccontare qualcosa. Allora, per me è quella la posizione. Cosa sto cercando di dirti? Che magari in quei contesti devo lavorare più attraverso la metamorfosi di piccoli, di grandi segni che possono introdurre una tua poesia. Poi, se tu lo fai appassionato e approfondito, stai tranquillo che ci sarà poesia. Grazie. Bene. Tra l'altro, Rosa, è prossima. Non ti sente? Il microfono. C'è qualche studente che sta divertendo, lo accetto, io mi metto in gioco e accetto anche lo scherzo del microfono spento, sta succedendo spesso. Grazie Rosa, mi sentite? Sì, sì, mi sentite? Sì, okay. Sì. C'è un'altra domanda, credo, e poi sì. Chiara. Sì, l'ultima di Pier Francesco Pacitto. Sì, buonasera. Però. Sì, ciao. Dalla presentazione del professor Izzo, detto, mi pare, bene, che non so se ha iniziato, comunque era già nel pieno della carriera, ha lavorato presso lo studio di Renzo Piano. Ecco, la mia domanda è, visto che abbiamo sempre, sento spesso da... Eri studente, no Alfonso, quando l'hai fatto? Eri studente, ero un tirocinio. Capito bene, era... Sì, racconto meglio, perché questo lo sai, quando uno legge il curriculum, dire, in realtà io sono andato da uno studio di Renzo Piano quando facevo il secondo anno di architettura, quando a Genova, parlo dell'89, Renzo aveva appena vinto l'aeroporto di Osaka, a Genova erano 17 persone, all'89, e quindi per la prima volta l'ha vinto con lo studio di Parigi, ma ha voluto portare il progetto a Genova, ampliando lo studio di Genova, mentre stava facendo anche le Colombiere. E quindi per la prima volta ha chiesto, diciamo, la possibilità di avere dei ragazzi, parlo di un periodo che oggi è normale fare gli stage, in quel periodo non era così scontato, non era previsto. E io, avendo fatto un esame al secondo anno con un mio assistente, che era un architetto che lavorava da Piano, era andato molto bene, mi aveva proposto di fare questo stage durante gli studi. Io devo dirti con molta sincerità, io apprezzo e stimo il lavoro di Renzo Piano, però sono rimasto 6 mesi e poi ho deciso di continuare gli studi, nonostante avessi la possibilità di continuare a lavorare, come alcuni miei amici e colleghi sono rimasti per anni, perché ritenevo che in 6 mesi, 8 mesi quello che, tra virgolette, poteva darmi quell'esperienza da Renzo Piano era sufficiente, perché intravedevo nell'esperienza di Renzo Piano un modo, diciamo, di lavorare abbastanza preciso e interessante, che però non era quello che io sentivo dal punto di vista, non era quello che ho provato a raccontare oggi. Quindi ho ritenuto che fosse stata una grande opportunità, perché la grande lezione che ho imparato io
in quell'esperienza al secondo all'università, sai qual è stata? Che vedendo prima, parliamo di, siamo al Mesozoico, anche se sono solo 30 anni fa, però vedendo prima e leggendo, diciamo, alcune cose solo sui libri, quindi dove alla distanza non era, non c'era internet o meno, immaginavamo, almeno io al secondo anno, che alcuni architetti che fossero sui libri magari avessero poteri sovrannaturali, che quindi l'architettura di certi architetti fosse ovviamente, come dire, abbastanza impossibile, meno che mai per me o dentro, diciamo, uno studio di formazione. Invece la grande esperienza, e devo dire la grande lezione che lui ha sempre dato, è che vivendo lì ho imparato subito che in realtà il lavoro dell'architetto, proprio se vuoi anche, come dire, raccogliere sfide o fare un percorso, è duro, lavoro quotidiano, costante. Il progetto avviene attraverso una costante quotidiana di lavoro di gruppo, di continuità o meno. No? E quindi questa condizione che, di riportarmi quasi a terra, no? Questa dimensione un po' più immaginaria, è stata fondamentale, è stata importante. Io credo che a Renzo Piano bisogna sempre riconoscere questo, diciamo, la grande capacità continua, intensa del genere. Al suo tempo non è un'architettura che a me emoziona, che non è la cosa. E per quello, molto in mente, se non so, fossi stato dentro un altro studio, magari sarei rimasto più coinvolto. Poi c'era un tema di responsabilità, essendo io, come dire, all'inizio degli studi volevo finire, però, come dire, quindi per correttezza non era Renzo Piano che mi ha influito rispetto ad altri che hanno fatto tipo menzione. È stata un'esperienza molto importante per questo, però per me è stato molto più importante l'esperienza, seppur di un mese e mezzo, due, con Giancarlo De Carlo, dal punto di vista, diciamo, delle riflessioni, o con il mio professore Bona, oppure con degli incontri che ho fatto con altri. È stato molto più importante, ma quello è un altro tipo di esperienza. Invece tutta l'amicizia dal 96 al 2005-2006 continua, di confronto e dialogo con Rudy Ricciotti, che vivevamo, seppur distanti di 15 anni, diciamo, di generazione, lo stesso momento, diciamo, lui ripartiva nel 96 con un percorso completamente diverso e noi eravamo all'inizio. Questo dialogo su temi che in Italia invece non riuscivamo a confrontarci con nessuno è stato abbastanza importante. Quindi non sono stato formato, come dire, da Renzo Piano. Poi a me il pesto piace, ma preferisco la peperonata calabrese. Capito. La domanda mia era questa, quindi ha risposto direttamente lei. La mia domanda era quanto fosse stato formativo questa esperienza, perché come sa, questa formativa, scuola di pensiero, chi diciamo rifiuta l'andare a fare, diciamo, un tirocinio in un grande studio in cui sei, diciamo, un numero, e chi invece la ritiene una grande opportunità. Quindi, ma io non credo mai che sia questa condizione. Io credo sempre che dipenda da voi, nel senso che quindi, cioè, tu puoi vivere l'esperienza. Io lo vedo anche tanti ragazzi che passano qua, noi siamo, chi c'è stato lo sa, si può mettere in gioco dal primo giorno. Dipende sempre da voi, oggi più che 30 anni fa. Oggi vuol dire, tu hai le possibilità, se sei, cioè, non sei mai un numero, cioè nella vita o sei sempre un numero, perché sei uno di 12 miliardi, sta sempre a te. Quindi bisogna partire da questa idea che dipende sempre molto, molto da te. Ecco. Grazie mille, grazie. Grazie a te. Alfonso, da parte mia semplicemente grazie, sei una persona veramente speciale, disponibile, con i nostri studenti lo sei da sempre, perché oramai sono tanti anni, io e te ci conosciamo da sempre, però diciamo che condividiamo molte cose, anche una corregionalità che ci tiene comunque uniti, entrambi partiti dai nostri luoghi nativi, però tutto questo è andato un po' al di là, ecco, questo rapporto che generosamente stai riverberando verso la comunità napoletana, degli studenti, dei colleghi, eccetera, credo che debba avere un seguito. Insomma, il direttore mi spingeva poi a parlarti anche in termini di qualche tua presenza eventualmente più assidua presso il nostro dipartimento. Te lo dico perché me l'ha scritto, quindi mi sento di dirtelo. Molto volentieri. Io solo per chiudere ringrazio tutte le parole. È vero, e sicuramente il lavoro in mano è chiaro, i docenti sono importanti. Io ho avuto l'ultima mia esperienza continua importante 3 anni a Ferrara. Però io personalmente in 20 anni di docenza che ho fatto nei diversi posti, io distingo il periodo in cui ho incontrato generazioni, come dire, appassionati, attenti e responsabili, e confermo, l'ho detto all'inizio, per quello ho detto
che mi aspetto dai ragazzi di Napoli o comunque di quelli che sono intorno a voi, indipendentemente diciamo da se sono napoletani o della regione, che si incazzino, che siano presenti, perché stanno dimostrando attenzione, passione, responsabilità, e quindi è un momento loro, noi dobbiamo essere a loro disponibilità, e credo molto, perché una volta può capitare, due volte può essere una coincidenza fortunata, ma quando il tempo, anche qui per chiudere, quando questo avviene grazie a voi nel tempo, si costruisce una consapevolezza, una coscienza che è il punto di partenza. E quindi io credo che oggi Napoli, per mille motivi, ma soprattutto attraverso l'università, può ritornare, deve essere un baricentro, proprio perché c'è questa grande energia positiva dei ragazzi che non va assolutamente dispersa e che oggi più che mai ha un valore ancora più forte di alcuni anni fa. Grazie.